l'altra, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Tu incrocio gli occhi, specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più dietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Rossa nella mia stanza, angeli inganni, sembrarti di morte. Quando tu gridi a me tutte le volte. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Buonasera, questa è Florence International Radio. Siamo in diretta come tutti i giovedì alle 21.30 in diretta con la Notte del Mistero. Anatomia di un delitto, parliamo di Via Poma questa sera. Voglio ricordare a tutti che chi ci vuole ascoltare in radio, c'è il sito www.florenceinternationalradio.com. Questa è la radio nuda, pura e cruda, con musica per 24 ore, tutte le repliche, le trasmissioni eccetera live. Poi abbiamo il canale YouTube, che è questo qui, che Florence International Radio, La Notte del Mistero, e poi abbiamo l'altro canale, chiamiamolo generalista, che è Florence International Radio TV. Pertanto chi ci vuole seguire lo può fare su questi due canali, iscrivetevi, sulla Notte del Mistero abbonatevi, e noi siamo qua con Deborah Ponzio, Igor Patuno, altri due ospiti che non riesco a leggere perché l'età è quella che è e sono ciecato. Perciò buonasera a tutti. Buonasera, abbiamo buonasera. I due Luca. Buonasera. Buonasera. Deborah, presenta te perché io non ci vedo più una cippa lippa. Vai. Ma certo, oltre a Igor Patruno abbiamo con noi adesso i due Luca, che sono due presenze nuove e molto interessanti. Abbiamo Luca Dato, il coautore insieme a Igor Patruno del libro Via Poma, anatomia di un delitto, e abbiamo anche con noi Luca Pallavidino, meglio conosciuto come Palla di Dipen Podcast, che sta facendo proprio delle puntate. Questi podcast sono rintracciabili ovunque, io li ascolto su Google Podcast per esempio, ma sono anche su tutte le piattaforme, sono anche su YouTube, su Instagram, su Facebook, Dipen, tutto attaccato, Dipen Podcast con Palla, che è appunto l'autore, il conduttore e la persona che in pochi giorni si è letta due volte il libro Via Poma, anatomia di un delitto, di Igor Patruno e Luca Dato. Più tardi potrebbe raggiungerci anche Daniele Piccione, un altro giurista insieme a Luca Dato, un giurista che è spesso nostro ospite, molto amato dai nostri ascoltatori. Il numero di telefono di Florence International Radio è lo 055 2477 985, lo ripeto, 055 2477 985. Per chi volesse intervenire in diretta, vi chiederemo di aspettare magari un'oretta prima di farlo per permettere a Palla e a Igor Patruno, a Luca Dato, di cominciare a intrecciare questo racconto, questa tessitura di domande, le tantissime domande che circondano sempre il caso di Via Poma. Simonetta Cesaroni, uccisa martedì 7 agosto 1990 in Via Poma numero 2 a Roma, mentre lavorava in un ufficio e, voglio aggiungere, lo dico sempre, in nero. Ecco, io darei la parola adesso a Palla di Dipen per cominciare a raccontare.
Innanzitutto buonasera a tutti, è un onore e un piacere essere qui. E io inizio e sarò brevissimo, ma inizio con una domanda e qualche osservazione. Una domanda, che così do a Luca anche il tempo di, Luca dato il tempo di pensare, è quando secondo lui questo delitto, questo, io lo definisco sempre nel mio podcast il cold case più famoso d'Italia, perché effettivamente è uno dei pochi che non ha mai avuto un killer condannato, uno dei pochi, ce ne sono tanti, ma sicuramente è quello più famoso. Quando è diventato irrisolvibile, se effettivamente poi lo possiamo definire irrisolvibile, perché poi sappiamo tutti che si è riaperto e appunto la procura sta indagando, quindi quando secondo lui è diventato così, cioè si è creato questo alone leggendario, no, nei confronti di Via Po. E poi io che ho letto appunto questo libro a mo' di romanzo, no? Cioè dall'inizio alla fine quasi senza pausa, e mi sono segnato degli appunti molto generici, però io penso importanti, e sono convinto anche di una cosa, questa è la piccola osservazione che volevo fare all'inizio. La lettura che Igor e Luca hanno dato al caso è una lettura sui verbali, cioè sui documenti, sulle carte, no? Ed è l'unica via possibile, siamo d'accordo su questo, cioè non si può partire dalle leggende metropolitane. Ecco, io vorrei stasera insieme a voi anche provare a fare dei ragionamenti extra carte, cioè a fare dei ragionamenti che, partendo da quello, e consiglio di leggervi questo libro perché, come dicevo fuori onda, bisogna ripartire dalle carte, ma una volta che abbiamo letto, studiato e analizzato, e voglio dire, Igor e Luca credo che le conoscano meglio di chiunque in Italia, una volta che siamo partiti da lì proviamo a fare dei ragionamenti anche che vadano, anche a costo di dire delle stupidate, perché questo è il rischio di chi prova a fare un ragionamento che sia un pochettino, diciamo, complesso, rischia di dire una stupidata, e cerchiamo di capire se ci sono degli elementi, magari nuovi, da analizzare in questo caso. Quindi Luca, ti do la parola e ti ascolto molto molto attentamente. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Beh, questo delitto, a mio parere, inizia davvero nell'86, perché l'86, come ho già detto anche molto sinteticamente in Campidoglio, che ci ha gentilmente ospitato per la presentazione del libro, l'86 è l'anno in cui gli Ostelli si trasferiscono da Viale delle Olimpiadi 61 a Via Carlo Poma 2, e sempre l'86 è l'anno in cui il portierato diventa quello che noi conosciamo, cioè il Civico 2, che era sprovvisto di portierato, assume Giuseppa De Luca e Pietrino Vanacore. Io ho cercato in effetti di trovare tutta la documentazione possibile per datare questi eventi, che sono eventi importanti, perché dall'86 parte tutto. Infatti mi piace pensare, in effetti purtroppo è così, da un incontro fortuito, quello tra due personaggi, nasce una storia che poi si sviluppa e purtroppo assumerà delle proporzioni drammatiche, e sempre nell'86, come dire, il fatto che il comitato regionale si trasferisca lì rappresenta un fatto di un'importanza non solo fondamentale, ma è addirittura l'emblema, no? Noi parliamo di delitto di Via Poma, e chissà se il comitato regionale fosse rimasto a Viale delle Olimpiadi, all'ostello del Foro Italico, chissà se oggi parleremmo di il delitto del Foro Italico, il delitto di Viale delle Olimpiadi. Secondo me no. È una domanda un po' stupida, nel senso che in apparenziam potrebbe sembrare un interrogativo poco pragmatico. Alla fine loro nell'86 comunque si spostano, quindi qualcuno potrebbe dire: che senso ha chiedersi cosa sarebbe successo se fossero rimasti lì? E invece no, perché per rispondere a questa domanda, secondo me, si è costretti a fare i conti con Via Poma. Cioè si è costretti a fare i conti con l'importanza che quello stabile ha, secondo naturalmente chi si pone questa domanda, chi si interroga, nel delitto.
che importanza hanno i suoi abitanti, il portierato e naturalmente la posizione degli ostelli. Quindi è un discorso che nasce per quanto riguarda l'AIAG, nasce secondo quello che sono riuscito a ricostruire nel giugno dell'86. Loro si trasferiscono dal Foro Italico, fondamentalmente, dove erano ubicati gli uffici del Comitato Regionale Lazio, a via Carlo Poma, per una motivazione, come dire, economico-finanziaria. Cioè, all'interno del Foro Italico operava una polisportiva. Una polisportiva che, a fronte della propria attività, naturalmente provvedeva a erogare un quid annuo destinato all'AIAG, che già all'epoca si chiamava AIG, per dirlo alla Baldi, quindi aveva già cambiato ragione sociale, ma comunque nella documentazione compare indistintamente. E loro curavano anche il tesseramento. Quindi, qual è la teoria? Noi ce ne andiamo da Viale delle Olimpiadi, andiamo a via Carlo Poma, o perlomeno ci spostiamo da lì. Il fatto che siamo andati a via Carlo Poma è un altro problema, un problema distinto, in modo che la polisportiva acquisisce gli uffici e li utilizza in modo da sottoscrivere una convenzione più regolare rispetto a quella dell'anno precedente. E che cosa pensano di fare? Con questo spostamento, con la concessione alla polisportiva degli uffici, loro credono di coprire le spese annuali di fitto. Questa è la teoria. La pratica qual è? Che nell'atto di commissariamento che noi abbiamo grazie alla disponibilità fondamentalmente di Anita Baldi, che lo invia all'autorità giudiziaria il 30 maggio del 2007 dopo un memorabile interrogatorio, quello del 29 maggio, noi sappiamo che la polisportiva era in debito nel 92, 5 febbraio 92 è la data dell'atto, era in debito di circa 50 milioni delle vecchie lire. E il costo di via Poma si aggirava attorno a 150 milioni. Quindi loro hanno questi debiti e in effetti il problema è ancora maggiore, perché in questo atto di commissariamento si evince quello che a me poi è molto dispiaciuto leggere nelle carte, è il cosiddetto ammanco, l'ammanco di 4 miliardi che nomina Claudio Cesaroni il 17 aprile del 96. Spiego questo passaggio, che secondo me è significativo non tanto per comprendere il delitto in sé, perché intrinsecamente non si evince nulla di straordinario, ma per capire come certe verità non sono emerse. 17 aprile 96, Claudio Cesaroni viene interrogato da Settembrino Nebbioso e credo ci fosse anche Italo Ormanni, ma Settembrino Nebbioso sicuramente. E a un certo punto lui confessa, dichiara, che Luigina Berrettini gli avrebbe confidato di un ammanco di 4 miliardi circa che si era, come dire, si era consolidato, si era verificato durante la gestione Sensi, un ammanco nella contabilità. A questo punto non succede niente, perché dal 17 aprile del 96 Luigina Berrettini viene interrogata il 3 maggio del 96, viene reinterrogata il 9 luglio, dopodiché viene interrogata poco prima del 27 giugno 2003. Dico poco prima perché quello è un memorabile interrogatorio di una collega della Berrettini, quindi qui entriamo sul tecnico, Giuseppina Faustini, e si fa riferimento a un suo precedente interrogatorio. 20 agosto 2005, Claudio Cesaroni muore. E quindi, quando si arriva finalmente al 29 maggio 2007 a chiedere conto a Luigina Berrettini di questo ammanco, non c'è la possibilità di disporre un confronto. Quindi questo accade in tantissimi casi. Quindi possiamo dire che fondamentalmente la cifra, e questo
sinceramente mi è abbastanza dispiaciuto. La cifra nominata da Claudio Cesaroni, che poi in effetti non è oggetto di conferma da parte di Lucina Berrettini, nell'atto di commissariamento c'è, e non è il prestito di cui si parla anche di 2,5 miliardi, anche qui va spiegato. La provincia di Roma erogò due prestiti, due finanziamenti al comitato regionale affinché compissero opere straordinarie di manutenzione straordinaria all'ostello del Foro Italico. In realtà questi 4 miliardi che cos'erano? 4 miliardi è la cifra che il 4 gennaio del 92 l'amministrazione finanziaria va a notificare al comitato regionale, perché loro occupavano il Foro Italico dal 31 luglio dell'84 senza alcun titolo. Quindi loro arrivano nel 92 in queste condizioni. Tra l'altro, diciamo per inciso, questo atto di commissariamento viene firmato da Vanni Cecchinelli, che era l'allora presidente AIG, o AIAG se preferite, che era stato nel 3 aprile 91, vado a memoria qui, era stato il legale di Salvatore Sibilia in quei fatidici mesi in cui si accavallavano le analisi ematiche del DQ Alfa, e che poi insomma verrà sostituito diversi anni dopo dalla stessa Anita Baldi, che diventerà presidente nazionale. Nel 2007 Anita Baldi era segretario nazionale. Sempre nell'86 il portierato arriva a Via Poma, e questo trasferimento è davvero fortuito, nel senso che nasce da un incontro che io sono riuscito a datare con una certa difficoltà. È un incontro del 19 novembre 1986, perché Giuseppa De Luca e Pietrino Vanacore prestavano servizio a casa di Erasmo V. Erasmo V era un... Ora qui bisognerebbe spiegare ogni passaggio, se volete, però non so quanto possa interessare nel dettaglio tutto l'antefatto. Quindi ditemi voi quanto devo entrare nel dettaglio, perché magari... Beh, insomma, non entrare nel dettaglio in modo troppo minuzioso, perché altrimenti rischiamo di passare, insomma, di passare qui la prossima ora. L'importante è che tu riesca a delineare questo scenario, no? Quali sono i pezzi che si muovono, no? E che quindi poi vanno a ricoprire dei ruoli, e che poi il 7 agosto 1990, beh, insomma, in qualche modo stanno lì, nel bene e nel male determinano il destino di questo delitto. Cioè, noi non stiamo dicendo che i personaggi di cui sta parlando Luca sono in qualche modo responsabili del delitto, assolutamente. No. Noi stiamo dicendo che si viene a creare, a partire da quell'anno, dal 1986, una situazione che coinvolge ovviamente l'AIAG, che coinvolge quel comprensorio, quel complesso, e quindi quelli che in qualche modo lo abitavano all'epoca o ci lavoravano. Coinvolge perché lì è accaduto un delitto, ovviamente, questo è il senso, e che coinvolge la portineria, in particolare coinvolge la portineria di Pietrino Vanacore e di Giuseppa De Luca. Ecco, tutto questo nasce nel 1986. Ora è importante che tu magari finisci di raccontare questa parte legata a come arrivano lì Giuseppa De Luca e
Pietrino Vanacore, e poi insomma in qualche modo trai una conclusione, no? Insomma, al ragionamento che hai fatto. Allora, io sì, poi cerco di tagliare perché sono talmente tanti fatti da raccontare, non avendo un discorso preparato cerco di eliminare l'eliminabile, no? Perché magari posso capire che l'aspetto economico-finanziario degli ostelli può interessare poco, ma in realtà tutto è importante, perché non sappiamo se l'autorità giudiziaria dovesse approfondire certi aspetti, potrebbero evincersi tante cose rilevanti. Faccio un esempio pratico, giusto per riagganciarmi agli ostelli, e poi concludo col portierato. Sento un rumore. Cos'è? Daniele, vai, vai. Ah, perfetto. Allora, quando loro interrogano, mi riferisco a Roberto Cavalloni e Ilaria Calò, che si era tra l'altro appena unita nel gennaio del 2007, quando interrogano Luigina Berrettini il 29 maggio del 2007, Luigina Berrettini fa un'affermazione interessante. Nel raccontare l'assunzione di Sensi, nel datare l'assunzione di Riccardo Sensi, che possiamo considerare una sorta di predecessore di Simonetta Cesaroni, almeno di fatto, perché poi formalmente non è così, non essendo Simonetta mai diventata dipendente regionale AIAG, cita il giugno 1986, cioè lei, che nello stesso verbale ricorda la data precisa in cui Sensi diede le dimissioni, 2 maggio 1990, dice: guardate che Sensi è stato assunto assieme alla signora Faustini. Ma noi, andando a leggere il verbale di Riccardo Sensi, scopriamo, verbale del 10 agosto, dove tra l'altro, come di consueto, non viene verificato, non viene assolutamente verbalizzato l'alibi, perché tanto non serviva, lì compare un'assunzione del luglio 1987. Quindi chi si occupava della contabilità dal giugno 86, ammesso che loro si siano trasferiti nel giugno 1986, come io credo, a luglio 1987, era Sensi in nero, era un'altra società. La Baldi parla di un'altra società, senza però entrare troppo nel dettaglio. Quindi capire chi, quali persone sono entrate in quegli uffici, chi ha avuto le chiavi anche transitoriamente. Ecco, questo mi pare il dato fondamentale. È fondamentale, ma si deve partire da qualcosa però, perché se no giochiamo a è stato questo, è stato quest'altro, è stato aiutato da quest'altro ancora, non arriviamo da nessuna parte, ma non in termini di identificazione del diretto responsabile dell'assassino, proprio in termini logici, non arriviamo da nessuna parte. Ad ogni modo, il portierato giunge a Via Poma grazie a un incontro del tutto fortuito. Intanto un aspetto curioso che sono riuscito a trovare nella documentazione non allegata ai faldoni del processo a carico di Raniero Busco, quindi si tratta di documentazione extra che Igor Patruno ha trovato in questura. Giuseppa De Luca si evince in una informativa, qui vado a memoria, di sabato 1 settembre 1990, è emigrata, c'è questa propria espressione, è emigrata a Roma il 16 luglio 1986. Nella stessa informativa si parla di una residenza della De Luca a Sava, quindi in provincia di Taranto, dal 63 all'86. Quindi noi, dando retta a quello che c'è scritto in questo documento, dovremmo pensare che la signora De Luca non ha mai cambiato residenza durante il cospicuo periodo piemontese. E qui faccio due esempi al volo. Credo che ormai sia di dominio pubblico il fatto che Giuseppa De Luca e Pietrino Vanacore si sposarono il 15 gennaio del 77 a Torino, che era una data anche particolare, tra l'altro. Era il quarto anniversario della morte della prima moglie di Pietrino Vanacore, Francesca Bungaro. E un altro dato rilevante che si evince dallo stesso documento è un'informativa a firma del Greco del 3 ottobre 90, sto andando a memoria quindi posso sbagliare di qualche giorno, ma ricordo queste date, è che loro si trasferirono a Cigliano, quindi in provincia di Vercelli, nel dicembre dell'80. Quindi in effetti tutta questa parte piemontese manca. Vanacore invece risulta residente a Roma
dal 17 giugno 86. E naturalmente quando loro fanno l'accertamento, espletano questo accertamento presso il Comune di Roma, Vanacore era già abitante a Via Poma, siamo nel 4 ottobre del 1990. Com'è che loro arrivano a Via Poma? Loro prestavano servizio come domestici nel quartiere Balduina a casa di Erasmo V, che era un amico, tra l'altro, del soggetto, un abitante della Scala F, che poi farà da tramite e consentirà l'assunzione di Vanacore presentandolo all'amministratore condominiale, quantunque poi Vanacore parli di consiglieri condominiali nel suo memoriale, quindi non si sa bene quale fu questo passaggio, non si capisce benissimo. Comunque lui incontrò, durante il compleanno di Erasmo V, incontrò un cameriere di un ristorante che si chiamava California, che prestava servizio a casa di Claudio Monami, che era un abitante della Scala F, incontra questo cameriere, manifesta questa volontà di prestare servizio presso un portierato. Per pura casualità, questo cameriere ha il cognato che era portiere del Civico 4, fu portiere del Civico 4 fino all'87, sapeva che il Civico 2 fosse sprovvisto di portiere, mette in comunicazione Claudio Monami, Pietrino Vanacore e Giuseppa De Luca, si incontrano, fanno una prova, quindi Pietrino Vanacore dà notizia nel suo memoriale di una prova, gli misero la prova, non si capisce come, evidentemente qualche giorno prima dell'assunzione furono in qualche modo testati, e quindi iniziano, secondo me, non prima del dicembre 1986, perché considerando che il compleanno cadeva nel terzo mercoledì di novembre, siamo il 19 novembre 1986, io credo che non arrivarono a Via Poma prima di dicembre o addirittura nei primi mesi dell'87. Quindi gli ostelli, secondo me, con ragionevole, diciamo, posso ragionevolmente supporre che arrivarono circa 5 o 6 mesi prima del portierato. Queste sono le date e la documentazione di riferimento che con molta difficoltà sono riuscito a esaminare. Bene, e in tutto questo naturalmente ci sono molte domande che si pongono, ma domande alle quali solo la magistratura può dare una risposta, se ritiene che valga la pena approfondire. E tanto per cominciare, insomma, una delle domande che io e Luca ci siamo posti è quella delle chiavi, no? Cioè, se dovessimo metterci a parlare di chi aveva le chiavi di quel posto, faremmo l'alba probabilmente, perché è un viavai di personaggi che appaiono e scompaiono, alcuni addetti alle pulizie, no? Sembra che ci fosse quindi, sì, in quell'ambiente sporchissimo, perché basta vedere le foto del sopralluogo, è un ambiente veramente sporco, non credo che si possa definire in un altro modo. In quell'ambiente sporchissimo sembra che, forse perché non erano soddisfatti di come pulivano, no? Sembra che ci sia un susseguirsi veramente senza nessuna logica, no? Di persone che per qualche tempo vanno lì a pulire, poi spariscono. Ecco, tutta questa gente ha maneggiato le chiavi, su questo credo che non ci siano troppi dubbi, e quindi fare un censimento vero delle copie che vennero fatte di quella delle chiavi di quella serratura, che ricordiamo, appunto, ne parlavamo con Luca Pallavidino un attimo fa, con Palla un attimo fa, di marca Kassel, quindi stiamo parlando della serratura che poi sarà cambiata subito dopo il delitto, anche se non sappiamo quando, ma certamente prima che, questo lo possiamo dire, perché
c'è una testimonianza, che è la testimonianza di Claudio Cesaroni, e io a Claudio Cesaroni credo. Lui lì, insomma, lui va lì poche ore prima che l'appartamento venisse restituito all'AIAG. Sì, diciamo l'appartamento viene restituito alle 12 sì. Di lunedì 13. Claudio Cesaroni ne parla nello stesso verbale che ho citato prima, che è sempre verbale del 17 aprile 96, parla del lunedì successivo ai funerali. E arriva lì di mattina abbastanza presto. Cioè arriva lì presto. Con un ispettore di Prati che si chiama Angelini, sì, ricordo sì. Benissimo la circostanza. Mm. E non solo trova dentro, non dentro l'appartamento, ma lo vede scendere per le scale, l'ormai plurinominato e ahimè scomparso presidente del comitato regionale, sì. Che era l'avvocato Caracciolo, e anche una sua collaboratrice, e poi tornano su, e su lui vede montata una serratura mottura, lo dice sì. Chiaramente nel verbale che Luca ha citato poc'anzi. Ora, quindi, fare un censimento delle chiavi è davvero difficile, ma magari tornando indietro, beh, si possono forse capire molte cose, perché tanta gente è passata lì dentro, alcuni per periodi più lunghi, altri per periodi meno lunghi. La stessa Berrettini, io poi ho consegnato il suo elenco in procura, mi ha mandato un elenco di persone che hanno occupato la famosa scrivania dove è stato ritrovato il telefono insanguinato. Quindi diciamo che dall'86 tanta gente, tanti collaboratori dell'AIAG, collaboratori esterni, collaboratori interni, dipendenti, sono transitati di là, e tutti hanno utilizzato evidentemente le chiavi, e noi ci troviamo di fronte a un omicidio dove le chiavi utilizzate dalla vittima non sono mai state ritrovate. Sembra che ci sia un collezionista di chiavi. Io ridarei però la parola a Palla, perché così no, ci riporti un attimo dentro con le tue domande. Però pensavo, e sono contento che Luca ci abbia regalato questa ricerca che lui sta continuando a fare, e che noi, insomma, comunque non lasceremo nel cassetto, ecco, poi. Sì, ovviamente è una piccola parte, quindi, perché esatto, altrimenti una piccola parte, altrimenti avremmo occupato tutta la durata della diretta. Infatti io cercavo di capire cosa tagliare, perché i radioascoltatori non sarebbero contenti di sapere ogni passaggio, insomma, non, certo, non è pensabile. Però è un lavoro che è iniziato, ma è un lavoro che poi forse è la procura che deve continuare a svolgere, e deve giungere ad alcune conclusioni che non riguardano solo le chiavi, riguardano solo le chiavi, ma riguardano anche il ruolo che hanno avuto molti personaggi in tutta questa vicenda. Palla, a te. Allora, io sulle chiavi, salutiamo Daniele. Daniele Piccioli. Ciao Daniele. Ciao a tutti Luca, ciao a tutti, ciao Igor, ciao Debora. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E ciao Daniele. Sì, che è ciao da Daniele. Sì, sì. Ciao. Allora, le chiavi sono, secondo me, uno degli aspetti, ecco, secondo me uno di quei punti che potremmo rendere un pochettino più solidi. Cioè, cosa intendo dire? Cerco di essere molto chiaro e anche molto breve. Negli anni abbiamo visto una serie di sospettati, no, che vanno dal fidanzato al vicino a Mister X, al ragazzo delle 16, al telefonista dell'ora di pranzo, a, no? Quindi molto
se noi riuscissimo, grazie al lavoro che avete fatto, e c'è un capitolo dedicato alle chiavi che io ho letto e riletto con grande attenzione, perché effettivamente l'ufficio di Via Poma sembra un po' un porto aperto, che è un po' però, io ho lavorato, lavoro in una scuola, in un ufficio pubblico, e c'è un po' questo vezzo degli uffici pubblici, cioè che hanno le chiavi, non essendo di proprietà di nessuno, tante persone, anche chi non dovrebbe avere le chiavi, entra quando non dovrebbe entrare, no? Se andate in una scuola di sera, magari a luglio, non è detto che non ci sia dentro nessuno, ecco. E Vanacore lo dice, che nota delle luci serali, no? A un certo punto, evidentemente qualcuno in quell'ufficio andava a fare qualcosa, non dico necessariamente qualcosa di illegale, cioè non sto dicendo che chissà cosa facessero in quell'ufficio, evidentemente però era un ufficio trafficato e comunque vissuto anche in orari slegati, diciamo, dalla parte lavorativa. E questo è interessante però, perché? Perché se l'assassino, noi oggi adesso lo possiamo discutere, se aveva le chiavi, a parte restringere il numero di persone, ovviamente, sono d'accordo con Igor quando dice è impossibile capire chi aveva le chiavi perché c'è uno storico di persone troppo ampio, però ci dà innanzitutto un identikit, cioè non è verosimilmente un fidanzato, un ex fidanzato di Simonetta, perché difficilmente le due cose sono conciliabili. Era evidentemente qualcuno che frequentava l'ufficio e che aveva potuto in qualche modo, nel mese in cui Simonetta aveva lavorato in Via Poma, poteva averla incontrata. Possiamo anche immaginare che fosse una persona che l'ha incontrata la prima volta il 7 agosto. A me sembra difficile, data la dinamica dell'omicidio, probabilmente c'era qualcosa dietro, e a me, da, come dicevate tra l'altro nella scorsa diretta su Via Poma, dà l'idea di essere qualcosa di un pochettino più premeditato rispetto a un omicidio passionale o comunque un raptus, no? Che poi io ancora non ho capito cos'è un raptus, perché ognuno ne ha una definizione diversa, ma il discorso è proprio quello: se noi capiamo chi ha, se noi definiamo che al 99% l'assassino, che è il massimo che possiamo fare 30 anni dopo, perché non è che possiamo pensare di rifare l'indagine 30 anni dopo, l'assassino aveva le chiavi, beh, cambia tantissimo, secondo me, cambia proprio tutta il modo in cui si approccia questo discorso, perché poi c'era tutto un discorso di Medicocci che aveva detto a Simonetta chiuditi dentro, no? C'è tutta quella parte che lui riprende, chiuditi dentro. Ora io in ufficio non ho mai, cioè non sono una ragazza, non sono una donna, però non ho mai visto un ufficio ad agosto come un luogo frequentato da personaggi così strani da dovermi chiudere dentro. Invece evidentemente quell'ufficio, che ripeto secondo me è un po' un porto aperto, dove evidentemente entravano e vivevano anche delle persone un po' strane, ecco, mi si permetta di dire questo, nel senso che se le fanno questo appunto, ripreso tra l'altro mi sembra anche dalla mamma di Simonetta, che Simonetta aveva detto questa cosa, ecco, mi sembra questo comunque la situazione di chiavi fondamentale. Innanzitutto perché appunto delimita quantomeno lo spazio dentro cui ragionare, e poi perché finalmente riuscirebbe a spiegare, anche qui c'è un capitolo del libro abbastanza corposo secondo me, sulle varie vie d'uscita, cioè su come con delle chiavi un assassino sarebbe potuto passare, adesso inosservato è una parola secondo me sbagliata, però comunque sarebbe potuto passare con ovviamente una dose di fortuna, perché chiaramente il killer ha avuto fortuna in questa situazione, perché poi non è che è uscito da Via Poma, cioè è uscito da Via Poma, evidentemente sarà arrivato a casa in qualche modo con delle macchie di sangue e probabilmente anche con un'agitazione, quindi con un body language di una persona che aveva appena fatto quello che aveva fatto e non è stato visto, quindi è evidente, ma questo vale per ogni cold case, che esiste una componente di fortuna del killer. Però questo discorso delle chiavi, secondo me, se, e adesso vi lascio la parola, lo possiamo definire come un dato certo, nulla possiamo definirlo come un dato certo, però se siamo verosimilmente, secondo me, sicuri che l'assassino aveva le chiavi del palazzo e dell'ufficio, secondo me già mettiamo una pietra angolare su questo caso. Ma guarda, poi magari su alcuni aspetti specifici di questa questione delle chiavi, magari è bene che sia Luca a parlarne, Luca Dato. Io ti dico questo. Allora,
noi non sappiamo se in quell'ufficio davvero si svolgessero attività serali. Noi sappiamo che Vanacore dice di aver visto in più di un'occasione le luci accese. Specifichiamo meglio, Igor, perché questa cosa va un attimino raccontata meglio, ovviamente. Sì, 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 certo. La fonte non è Vanacore. La fonte è Lugina Berrettini, che dichiara di averlo saputo da Vanacore. Da Vanacore, sì. E lo racconta a Claudio Cesaroni. È molto diversa la questione. Certo, certo. Dopodiché loro chiedono la stessa cosa a Grimaldi. E Grimaldi smentisce. Grimaldi dichiara semplicemente di non aver, di non sapere nulla di questa storia, anche perché lui dice: dopo cena io torno a casa, non esco più. Certo. Quindi, certo, semplicemente in termini di testimonianza diretta non può aggiungere alcunché. Esatto. È abbastanza diversa questa, quindi giusto questa ad notazio, per il resto. Esatto, no, lo no, segui no, pure. È giusto, dicevo. La Berrettini quindi riferisce, è un derelato quello che dice, no? Sì. Che lì accadesse qualcosa, e lo dice al papà di Simonetta. Ora, quindi noi non abbiamo, questo era un po' il senso di quello che volevo dire, noi non abbiamo nessuna certezza che lì davvero ci fossero attività serali. È qualcosa che viene raccontato a una persona che a sua volta lo racconta a un'altra persona. Quindi, così come, ahimè, non abbiamo nessuna certezza sul fatto che chi ha ucciso Simonetta possedesse le chiavi, perché francamente questo è un dato, credo che sia assolutamente rilevante, da quanto si può capire, la possibilità che Simonetta possa aver aperto non si può escludere, non si può assolutamente escludere. Quindi è chiaro che a fronte di una situazione di questo tipo, dove le cose certe sono davvero pochissime, cercare di elaborare una teoria che veda l'assassino con le chiavi, beh, insomma, è assolutamente congetturale. Cioè non c'è proprio, si va in un territorio che è pieno di insidie e anche pieno di tante contraddizioni. Quindi noi purtroppo non possiamo dirlo, non possiamo dire che l'assassino aveva certamente le chiavi, altrimenti non sarebbe riuscito ad entrare, perché la possibilità che con un inganno, oppure che Simonetta lo conoscesse, beh, non si può escludere, non si può assolutamente escludere. Luca, vuoi aggiungere qualcos'altro su questa vicenda? Sì, secondo me noi abbiamo due elementi indiziari che ci raccontano un'altra storia, ed è una storia paradossale. Cioè, l'assassino, anche avendo le chiavi, non sarebbe potuto entrare, in teoria, perché... In teoria, primis, però, in teoria. In teoria, infatti non ho detto prove, ho detto solo indizi, poi chiaramente non sono univoci, non sono neanche concordanti, se vogliamo, perché non sappiamo il resto della storia, o perlomeno tra di loro sono concordati, ma la concordanza è ben altra storia, quindi lasciamo stare. Questi due elementi indiziari sono, in primis, il fatto che Simonetta Cesaroni avesse ricevuto questa raccomandazione da parte di Menicocci: chiudi di dentro a chiave e lascia la chiave inserita nella serratura, che è una raccomandazione specifica, non è la raccomandazione di chi vuole tutelarsi da parte del possessore di chiavi o qualsivoglia elemento che sarebbe potuto entrare chissà come. No,
perché se tu lasci le chiavi inserite nella toppa, nella stragrande maggioranza delle serrature, e questo sembra che fosse proprio il caso, anche chi ha le chiavi non può entrare. E quindi già questo è un elemento molto rilevante. E poi abbiamo un'abitudine pregressa da parte della vittima, un'abitudine tra l'altro reiterata nei giorni immediatamente antecedenti al delitto, in particolare domenica 5 agosto, in cui i Cesaroni tornano a casa e per entrare Simonetta è dentro casa in via Serafini, devono comunque farsi aprire la figlia nonostante ovviamente avessero le chiavi. Quindi queste due, questi due elementi, che naturalmente significano tutto e nulla, ci inducono a pensare che tutto sommato, visto che Menicocci riferisce che Simonetta avrebbe poi seguito, cioè lui dice questo, naturalmente la fonte è lo stesso Menicocci, non abbiamo altro, Simonetta chiaramente era morta, quindi una fonte diretta non ce l'abbiamo. In ogni caso Menicocci dice che Simonetta così avrebbe fatto, così avrebbe agito. Quindi questo semmai ci induce a pensare che l'assassino, o comunque il diretto responsabile, sempre ammesso che fosse uno soltanto, non sarebbe potuto entrare quando anche avesse avuto le chiavi. Quindi semmai questi due elementi, che naturalmente non sono, ripeto, decisivi, ci inducono a pensare che ci sia stata, non so se chiamarla una forma di volontà o comunque una sorta di assenso da parte della vittima a lasciare entrare l'aggressore, l'assassino. E poi anche il fatto che spesso ho letto, almeno non più di un migliaio di volte negli anni, Simonetta non avrebbe mai aperto. Simonetta non aveva l'autoritas di lasciare fuori un soggetto munito di chiavi, magari un responsabile AIAG o un soggetto comunque dotato di, insomma, di un certo peso anche all'interno dell'associazione. Non dico il portiere, perché lì entriamo in un ambito ancora più congetturale. Quindi è pericoloso pensare che l'assassino avesse le chiavi. Poi magari Simonetta quel giorno le chiavi non le ha lasciate inserite nella toppa, e quindi chi ce l'aveva ha trovato, diciamo, l'ingresso così, non diciamo spalancato, però è riuscito ad entrare semplicemente utilizzando le proprie chiavi. Però sulla base degli elementi che abbiamo, no, non è questa la via da seguire, secondo me. Cioè, insomma, Luca sta dicendo che il possesso delle chiavi potrebbe non essere affatto decisivo per l'entrata in scena, no, di questo soggetto o di questi soggetti. Quindi, infatti, ecco. Sì, no, allora, chiaramente io ragiono per estremi, nel senso che è chiaro che dopo 30 anni dimostrarlo in maniera scientifica è impossibile. Le chiavi però per me non è unicamente il modo per entrare fisicamente in casa, ma anche per dire a Simonetta: guarda che io ho le chiavi, cioè sono uno dell'ufficio, cioè aprimi, non hai niente da temere. C'è un altro discorso, l'avvertenza, il consiglio che le dà Menicocci è un consiglio che siamo d'accordo che è strano, che ti dicano chiuditi dentro e lascia dentro le chiavi. È un consiglio, secondo me, di chi dà per scontato che possa entrare qualcuno munito di chiavi, esatto, che è meglio che Simonetta non veda. Ma lui lo spiega, giusto, Menicocci lo spiega. Menicocci spiega questo episodio, poi naturalmente la spiegazione dobbiamo prenderla per quella che è. Parliamo di fonte testimoniale, non sappiamo se è vero, se le cose sono andate. Menicocci arriva in ufficio un pomeriggio e entra, trova l'ufficio chiuso senza mandate. Esatto. La situazione è tirata, insomma, e basta. La situazione lo preoccupa, tant'è che lui lascia la porta aperta, tanto era preoccupato, lascia la porta aperta e inizia ad aggirarsi per l'ufficio. All'interno dell'ufficio non c'è nessuno, ma la cosa lo lascia molto turbato. Quando lui poi consegna queste chiavi a Simonetta, lui dice il 26, poi tocca vedere, naturalmente toccherebbe verificare, oggi è praticamente impossibile, però comunque noi nel libro abbiamo spiegato tutta una serie di circostanze che precedono questo episodio. Quando lui consegna le chiavi a Simonetta, le consiglia di andare a lavorare la mattina. Se proprio deve andare di pomeriggio, le dice: guarda, chiuditi a chiave dentro e lascia le chiavi inserite nella toppa. Tant'è che Claudio Cesaroni
questa raccomandazione di Menicorci non la interpreta come una raccomandazione bonaria, positiva, protettiva, ma pensa che Menicorci abbia qualcosa da nascondere. Tant'è che prima, quando ho parlato di confronti mancati, non ho citato la Baldi perché sennò faremmo notte solo a parlare di quello, c'è un confronto tra Luciano Menicorci e Claudio Cesaroni. Sono i due sabati di Menicorci, no? Menicorci viene interrogato il 15 e il 22 marzo del 2003. Nel caso, nel secondo interrogatorio, quello del 22 marzo, Menicorci è presente con la moglie, che si chiamava Loretta Serio, si chiama, non so se è ancora in vita. In questo caso Claudio Cesaroni immediatamente gli dice: io ho avuto l'impressione all'epoca che Menicorci avesse qualche motivo in più per dare questa raccomandazione a mia figlia. E lui... Ed è legittimo, no? È legittimo. Esatto. Lui dice invece, ma perché? Questo nasce da un altro episodio, perché qui ogni cosa necessiterebbe di tanti passaggi. Cioè, che succede? Nel 90, molto, molto verosimilmente nel 90, Claudio Cesaroni e Lucio Molinaro vanno, si recano presso la sede nazionale in via Cavour 44 e parlano con Menicorci, chiedono spiegazioni. Menicorci, di fronte a queste domande, sembrava molto imbarazzato. Allora Claudio Cesaroni il 20 gennaio 2003, anche qui sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare di qualche giorno, ma il mese e l'anno sono quelli, il 20 gennaio 2003 Claudio Cesaroni dice: io ho avuto l'impressione all'epoca che Menicorci avesse qualcosa da nascondere. Infatti Menicorci, quando viene raggiunto da Molinaro e da Claudio Cesaroni, fa riferimento più e più volte al fatto che lui fosse ad Ostia, cioè fa riferimento al proprio alibi, che se ci pensiamo è paradossale, visto che non fu neanche verbalizzato. Per cui Cavallone tempestivamente predispone un confronto. Dal 10 gennaio il confronto sarà il 22 marzo, tant'è che nel primo sabato, lo dico così per completismo, nel primo sabato, quindi il 15 marzo, in cui lui viene interrogato, il giorno dopo Menicorci sarà intercettato e di quell'intercettazione la stampa poi farà uno scempio, perché Menicorci, parlando con un consulente AIAG, che dirà: finiscono penca straccaracciolo, in realtà poi scriveranno, insomma, sul punto che si trattava di Salvatore Sibilia, insomma tutta una serie di scempiaggini che hanno portato poi anche a... Io spero che la Baldi non abbia letto niente sul punto. In realtà Menicorci si sfoga con un soggetto che era un consulente AIAG e che non era Salvatore Sibilia, poiché Salvatore Sibilia era morto il 15 luglio 2002, quindi era morto da diversi mesi, e parla con questo soggetto che lui chiama professore. Il professore viene immediatamente identificato, dopodiché, come ho detto, il sabato dopo c'è questo confronto. Ma le preoccupazioni di Claudio Cesaroni non sono, come dire, campate per aria. Cioè, cerchiamo un attimino, nei limiti del possibile, di immedesimarci in quest'uomo che ha lottato per tutti questi anni e poi c'è morto alla fine. C'è questo ragioniere, c'è questo dipendente nazionale che dà delle raccomandazioni a tua figlia specifiche: chiuditi dentro, lascia la chiave, poi tua figlia viene uccisa, qualche domanda te la poni forse, no? È legittimo porsi qualche domanda e naturalmente io con tutto il rispetto devo dire che resto perplesso per il fatto che le spiegazioni sembrano incomplete, sembra che manchi qualcosa, ma magari è solo una mia impressione, ovviamente. Certo. No, e poi io aggiungerei anche un'altra cosa a questo, che è giusto quello che dice Igor, no? Cioè il fatto che ci sia questa raccomandazione e poi, come diceva Luca, no? Poi viene trovata morta, chiaramente c'è subito. E poi in teoria, e voi secondo me avete scritto il capitolo più interessante del libro su una persona che in teoria sarebbe dovuta andare in via Poma quel giorno successivamente, cioè il famoso corriere di chi doveva portare poi alla sede centrale gli elaborati di Simonetta. Ma guarda, che i tabulati. Dei tabulati. Esatto. Luca, esatto. Fammi dire questa cosa e poi continui. Diciamo che ho svolto e svolgo tuttora, no, un ruolo di consulenza con lo studio Mondani sul delitto di via Poma.
Io ricordo Paola, vorrei che chi ci ascolta tenesse presenti queste cose, no? Paola a me ha detto: mio padre su questa storia c'è diventato matto, perché non riusciva a capire per quale motivo qualcuno avesse detto alla sorella, alla figlia, chiuditi dentro. E a maggior ragione nel momento in cui c'è l'omicidio, e beh, questa cosa evidentemente, no, l'ha torturato come un incubo, perché questa persona le ha detto di chiudersi dentro. Ecco, io volevo ricordarlo questo fatto, perché appunto ho avuto modo più di una volta, insomma, no, anche recentemente, di parlare con Paola, e Paola su questo punto è stata insomma molto molto precisa, no? Lei ha detto: papà c'è diventato pazzo, non è riuscito a trovare una spiegazione. Ecco, allora quando tu dici, quando tu lo dici, tu l'ha detto Luca, no, mettiamoci nei panni di Claudio, ecco, mettiamoci nei panni di Claudio. Cioè, qualcuno ha detto a tua figlia: ti devi chiudere dentro perché è meglio così. Ma che significa ti devi chiudere dentro perché è meglio così? Ecco, io non dico nulla, però volevo, non aggiungo nulla perché non sarebbe corretto, ma aggiungo questo punto di vista. Ecco, ci tenevo a dire che Paola ha ancora il ricordo del papà che si interroga su questa cosa ed è morto senza saperlo. Ecco, vai Luca. No, ma è esattamente quella, questa cosa che anche a me muove, cioè il fatto che dica di lasciare dentro le chiavi, chi chiuditi dentro e lascia dentro le chiavi, presuppone, ma lo scrivete voi nel libro, presuppone che ci fosse qualcuno con le chiavi, no? E anche la spiegazione che dà Minicocci, che lui entra e vede tutto, che dice: la prima volta che vado nelle altre stanze, in quella appunto, situazione lì, a me sembra una spiegazione un po' debole, sinceramente. Cioè, lui si spaventa perché trova la porta aperta in un ufficio in cui non manca niente, non ci sono tracce di sangue, per dire, no? Non c'è niente di fuori posto. Mi sembra francamente una spiegazione un po' debole, per poi dire a una ragazza: se puoi vai a lavorare la mattina. Poi può essere tutto, ovviamente, però non è l'unica stranezza di quell'ufficio. No, cioè quell'ufficio ha tutta una serie di stranezze, perché non si capisce, nessuno ha mai visto Simonetta, nessuno ne ha mai parlato, Carboni, no, il direttore, diciamo colui, il proprietario della stanza dove poi Simonetta viene ritrovata, non l'ha mai vista, non sa chi deve portare i suoi tabulati alla sede centrale. Cioè si inserisce questa cosa in un contesto, in un ufficio che le sue stranezze già le ha, e secondo me la seconda stranezza dopo questa qua è proprio il discorso di il suo lavoro, che fine faceva, cioè dove veniva portato, da chi veniva portato e quando, che secondo me è l'altro grande punto fondamentale di quegli uffici. E aggiungo io, ma questa è una mia considerazione personale, molto più interessante di Vanacore, con tutte le sue stranezze, con tutte le sue, i suoi buchi negli alibi, che esistono, perché obiettivamente esistono, ci sono. Io potrei anche azzardare qualche spiegazione, in un caso che sto analizzando ci sono dei buchi degli alibi molto più gravi, di persone molto più giovani della sera prima, che non si ricordano cosa stanno facendo, e quindi il buco dell'alibi mi colpisce fino a un certo punto, ma mi colpisce molto di più il fatto che la metà delle persone non sapeva che Simonetta andava a lavorare in quell'ufficio, fa finta di niente, o è molto fumosa, è molto cerca di un po', no, infilare sotto il tappeto questo discorso. Nessuno, ancora credo ad oggi, non sia venuto fuori un nome di chi andava a recuperare questi tabulati, non lo sa Caracciolo, non lo sa Carboni, non lo sa Labaldi, non lo sa Berretto, non lo sa nessuno. E quindi ci si chiede se a questo punto Simonetta effettivamente lavorasse, facesse qualcosa lì o no. E quindi questo discorso dell'ufficio, secondo me, si inserisce in un contesto un pochettino più ampio. Per quello parlavo delle chiavi, non semplicemente come un modo per entrare fisicamente nell'ufficio, perché è ovvio che Simonetta avrebbe potuto aprirgli, anche perché chi era lei per dire di no a, faccio un esempio, fosse andata alla Berrettini perché aveva dimenticato,
la borsa, no? Cioè, credo che Simonetta l'avrebbe aperto senza particolari problemi. Ecco, quindi secondo me si inserisce in un contesto di stranezze e di peculiarità, resto molto neutro con questo termine, di quell'ufficio. La più importante, secondo me, ancora più delle chiavi, è: ok, ma Simonetta andava a casa e cosa succedeva in quell'ufficio? No, non parlo di festini serali, parlo dei suoi prodotti del suo lavoro, e soprattutto lei ha mai conosciuto chi effettivamente portava il suo lavoro da qualche altra parte, perché non credo che risulti da nessuna parte. Sì, Luca, dai che vai con... Mi stai lasciando le domande migliori, vedo. Sì. Ma dunque, no, ma punti... guarda, mi piace, devo dire che sono molto colpito dal fatto che con grande semplicità, tra l'altro, riesce a raccontare cose che hanno una complessità pazzesca. Quindi vai. Allora, i punti toccati sono tanti. Cito un particolare che è passato un po' in sordina. Il 6 giugno 96 c'è tutto un giro di interrogatori. Credo che sia stato interrogato anche Sensi, ma purtroppo di Sensi ho solo la convocazione, che era del 4. Anche qui sto andando a memoria, quindi poi provvederò eventualmente a correggere nei commenti ci sono date sbagliate. In questo verbale, nell'epilogo del verbale della Faustini, la Faustini fa riferimento al fatto che lei nel 96, cioè nel 90, conoscesse già Menicocci. Quindi io mi sono chiesto, dal momento che Menicocci dichiara apertamente il 15 luglio 92 di aver incontrato la Faustini prima che Simonetta iniziasse a prestare servizio a Via Poma, quanto è probabile che Menicocci quantomeno una telefonata, qualcosa rivolta alla Faustini, non l'abbia fatta una volta che, intendo dopo l'episodio dell'appartamento chiuso senza mandate, anche per chiedere: ma che avete fatto ieri? Chi è uscita per ultima? Non avete chiuso? Chiedi a Maria Luisa, chiedi a Luigina, insomma, credo si dessero del tuo, erano tutti giovani fondamentalmente, qualcuno aveva qualche anno in più, però tra colleghi figuriamoci. Quindi anche questo episodio, inserito in un contesto dove comunque loro si conoscevano, dove c'erano anche delle coppie, basti pensare al fatto che Salvatore Sibilia e Anita Baldi, poi Anita Baldi diventerà un pezzo grosso dell'AIA, che diventerà segretario nazionale, presidente nazionale, però Anita Baldi aveva iniziato nella contabilità regionale fino all'84-85, e in fondo, come dirà Maria Luisa Sibilia il 13 aprile 2007, è così che si sono conosciuti Salvatore e Anita, è così che è nata la coppia. Quindi quanto è probabile che tra di loro, quantomeno Menicocci, che si mostra molto turbato dall'episodio, non avesse chiesto spiegazioni, se non altro alla Faustini? La Faustini era una ragazza, la Faustini, ora non voglio dire l'età perché sennò vanno più 33, insomma è molto déclassé dire l'età di una donna, quindi la Faustini non aveva nemmeno 30 anni, diciamo questo. Quindi era una ragazza come Menicocci, come Sensi. Per quanto riguarda il fatto che nessuno abbia visto Simonetta, non è proprio così. Sensi ha confermato di aver incontrato Simonetta, lo ha detto da subito, insomma, nel verbale del 10 agosto. Ma il personaggio più assurdo, in termini proprio di dichiarazioni testimoniali, è proprio Giuseppina Faustini. La Faustini, anche qui vado a memoria, la Faustini è stata interrogata l'8 agosto, il 10 agosto, il 7 settembre, il 9 gennaio 91, il 12 aprile 91, il 6 giugno 96 e poi arriva a questa data, 27 giugno 2003. Cavallone le chiede: ma lei ha conosciuto Simonetta Cesaroni? Perché cosa era successo? In un verbale che io non ho mai potuto leggere, Luigina Berrettini aveva detto ai magistrati, a quel punto a Cavallone, perché Ilaria Calò si unirà solo nel gennaio del 2007, tra l'altro in dei giorni fatidici, che poi insomma se avremo modo di parlarne, ma non credo, Luigina Berrettini racconta a Cavallone
che Giuseppina Faustini, quindi la Berrettini racconta Cavallone, che Giuseppina Faustini nel 90 facesse i rientri di martedì, il che contraddice quanto la stessa Faustini aveva affermato nel 90. La Faustini aveva dato degli orari di riferimento e aveva affermato di rientrare il mercoledì, anzi proprio perché lei rientrava di mercoledì non aveva conosciuto Simonetta Cesaroni. Ma adesso, a distanza di 13 anni, la Faustini dice, dico, cerco di parafrasare, non ricordo le parole precise ovviamente, Simonetta non me l'hanno presentata, può darsi che io fossi presente quando c'era anche lei, ma non l'ho mai vista. E comunque si tratta di un periodo che risale al primo, diciamo, alle prime settimane in cui Simonetta prestava servizio e c'erano altri colleghi. Quindi noi abbiamo per forza di cose dovuto ricondurre questo episodio a martedì 19 giugno, quando c'era la Baldi, quindi Anita Baldi viene dalla sede nazionale perché serviva il plasé della sede nazionale e Giuseppina Faustini nella sua stanza numero 2 rimane lì, nessuno le presenta Simonetta, anche così, piacere, niente, zero. Quindi questo era l'ambiente di riferimento, per forza che poi a distanza di tanti anni non è uscito nulla, anzi quel poco che è uscito, se vogliamo, è peggio, e forse anche peggio nella serie La cura è peggio del male, perché sono anche uscite fuori delle informazioni, come dire, contraddittorie, informazioni negate. Faccio un esempio per rendere l'idea, e anche qui le date sono importanti. Claudio Cesaroni il 17 aprile del 96 racconta un fatto molto importante, dice che Anita Baldi gli avrebbe confidato che una volta incaricato Menicocci non ci sarebbe stato più bisogno di sua figlia. Il giorno dopo Caracciolo va a via Cavour e dice no, l'incarico deve essere dato alla Reli. 17 aprile 96. Adesso credo che anche nel 96 giugno venisse dopo di aprile. Il 6 giugno 96 Anita Baldi viene interrogata. Niente. Anita Baldi, io poi non so se nel 97 sia stata interrogata, ma sono sicuro che sia stata interrogata il 15 novembre del 2004. Niente anche lì. Claudio Cesaroni, come dicevo prima, 20 agosto 2005 muore, si arriva alla fatidica data 29 maggio 2007, la Baldi interrogata dice io non ho mai detto questa cosa, dichiara di non aver mai detto questa cosa. Con Claudio Cesaroni morto, con nessuno che ha predisposto un confronto, il dato si perde nel nulla siderale. E questo è, ecco perché siamo qui. Io sì, poi ecco, questo è il dato fondamentale poi, no? Cioè, esatto, nel senso che noi abbiamo riscontrato e lo abbiamo riportato, per cui per questo il libro non sempre, magari non è semplicissimo da leggere, no? Però no. Ci sono tutte queste cose, cioè noi abbiamo riportato e emerge con una chiarezza limpidissima che non c'è niente da fare. Cioè, alla fine alcuni filoni, no, di indagine che potevano essere seguiti, che si era iniziato ad approcciare, si sono persi completamente. Ecco, e questo è un dato inquietante, secondo me, molto inquietante. Per cui quando Cavallone eredita questa inchiesta di Settembrino Nebbioso, si trova di fronte a qualcosa, secondo me, di allucinante. Cioè si trova di fronte, come d'altronde ho scritto anche nel libro, a un'inchiesta monca dove non solo accertamenti elementari, ma veramente elementari, molto molto elementari, non sono stati effettuati, non sono stati espletati. Basti pensare a tutta quella serie di persone sprovviste di alibi, o quantomeno il cui alibi non è stato verificato, non è stato verbalizzato. Uno su tutti, Raniero Busco, no? Ma anche Menicocci, ma anche Sensi, insomma, tutta questa gente qui. Ma molti di questi accertamenti non sono nemmeno più espletabili. Quando arriva Cavallone è arrivato 20 anni fa.
perché parliamo 2002-2003, insomma, poi vabbè, 13 inizia, anni dopo circa, no? Inizia un po' prima, sì, rispetto, sì, rispetto insomma al 2023, io insomma lei tutti gli accertamenti bancari, catastali, inizia a farli diciamo nel 2003. Sì, c'è qualcosa anche prima, ci sono accertamenti prima, sulla, sì, Rally, diciamo così. Sulla Rally, sulle banche, manda la lettera, sì, a tutte le banche, sì, sì, sì. Sì, 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 c'è qualcosa che fanno anche prima. Però loro si trovano di fronte, poi Ilaria Calò, zero assoluto, cioè Ilaria Calò non c'entra proprio niente, perché lei addirittura arriva nel gennaio del 2007, cioè Ilaria Calò arriva in un momento, dicevo prima, un po', tra virgolette, fatidico, perché uno dei consulenti dell'allora PM Roberto Cavallone, poi naturalmente unendosi anche lei come sostituto procuratore, erediterà poi questa inchiesta, in cui viene sostituito uno dei consulenti, che era Roberto Testi, sarà sostituito da Moriani. E perché dico fatidico? Perché quella consulenza determinerà l'esito del delitto di Via Poma, in un certo senso, perché quando poi verrà depositata quella consulenza, 3 settembre 2007, devo andare a memoria anche qua, 4 giorni dopo, 7 settembre 2007, verrà iscritto nel registro degli indagati Raniero Busco e comincerà un altro caso. Quantunque poi bisogna dare atto che loro continuano con Tarano nel 2008, fanno tutta un'indagine, quella che noi abbiamo chiamato l'indagine reatina, perché è un'indagine tra Stimigliano, Tarano e Borgo San Giorgio fondamentalmente, però l'inchiesta ha intrapreso, cioè si è su altri binari a quel punto, e quindi si giunge poi a alla seconda catena causale. Esatto, catena causale, assolutamente sì. Però quello che non è stato fatto prima, loro non possono rifarlo. Certo, è ovvio. Palla a te. Allora, visto che stiamo parlando di seconda catena causale, io cito sempre il vostro libro, che la definisce, mi sembra, adesso magari potrei sbagliarmi, però mi sembra che la definisca una bellissima congettura, no? Cioè, che ha tutta una serie di indizi, no? che la creano, e io mentre leggevo, vi dico la verità, mi avete convinto, io che sono sempre stato abbastanza scettico, su Vanacore che scopre, no, il cadavere, e partono tutta una serie di telefonate, cioè, non è che mi sconvolga particolarmente questo, nel senso che mi sembra qualcosa di assolutamente verosimile, non mi sembra che sia niente fuori dall'ordinario. Io vi dico, questa è una mia opinione ovviamente, no? Sicuramente voi che avete letto gli atti e che conoscete il caso molto meglio di me, adesso mi smentirete, io faccio un po' fatica a entrare sul movente di questa seconda catena causale, cioè provo a spiegarmi meglio. Vanacore trova il cadavere di Simonetta all'ora X, non è fondamentale l'orario esatto. Io capisco che la sua prima reazione non è quella di fare quello che sarebbe giusto, cioè chiamare la polizia, ma chiama un suo superiore Y, ok? Non è importante che sia Volponi, Caracciolo, Bizocchio, chi volete voi, chiama un suo superiore e chiede cosa fare. Va benissimo. Ora, il perché un suo superiore Y possa avere interesse a non chiamare subito la polizia, anche lì a me potrebbe star bene. C'è qualcosa nell'ufficio che non voglio far sapere. Anche qui, ovviamente, non è una speculazione, molto più che una speculazione, no? Cioè, stiamo proprio fantasticando in un certo senso. Io obiettivamente dubito che l'obiettivo della serata di Vanacore fosse far sparire il cadavere, perché mi immagino difficile con la schiena di Vanacore che portasse in giro un cadavere per il palazzo e se qualcuno lo vede cosa dice, no? Contando che siamo ragionevolmente sicuri, credo, che non sia stato lui a uccidere Simonetta materialmente. Quindi in realtà questa seconda catena causale, credo che sia la Calò che l'ha ideata e che l'ha un pochettino poi strutturata, mi sembra molto farraginosa da un punto di vista della motivazione. E poi l'altra cosa, ma poi ripeto, faccio parlare voi perché sicuramente a questi interrogativi avete una risposta, mi sembra che potesse poi includere una serie di persone
e potrebbe per esempio spiegare il comportamento di Volponi, che secondo me è un'altra delle caratteristiche di quella serata del 7 un po' particolare, no? Questa agitazione, questo telefono occupato, questo tentativo almeno apparente di ritardare l'arrivo, non tanto la scoperta del cadavere quanto proprio l'arrivo in via Poma, che lui cerca di, e poi questo confronto con la De Luca dove si ricorda di me ma no, non l'ho detto, no? Anche il suo ingresso in casa nell'ufficio di via Poma, dove va da una parte, no? Non c'è nessuno, viene, no? Quindi tutti questi suoi comportamenti un po' strani, di un tipo un po' strano, Volponi, no? Ecco, io me lo ricordo in un giorno in pretura, quando lo vidi la prima volta, molto ansioso, molto incapace di controllare le sue emozioni, no? Anni dopo, quindi figuriamoci la sera stessa. Ecco, io l'unica cosa che mi permetto di dire è che questa seconda catena causale, che evidentemente comprenderebbe, uso il condizionale, una serie di persone, mi sembrano un po' troppe, cioè tante persone che si mettono insieme e decidono di, tra virgolette, occultare o impedire o ritardare la scoperta di un cadavere, a che fine? Cioè qual è il se? Non riesco a trovare, ma sicuramente adesso voi me lo direte, il motivo per ritardare e per rischiare, perché poi stanno a tutti gli effetti che vedo commettendo un reato, cioè non penso che sia una cosa leggera, cioè al fine di fare che cosa? Perché poi a me tutta la teoria piace molto, secondo me sta anche in piedi abbastanza bene e va a spiegare tutta una serie di finezze, come per esempio il comportamento di Volponi, che secondo me è difficilmente, se no, inseribile, no, in questo mosaico che non si compone, ma questo è un po' il mio dubbio. Sì, allora io penso che intanto c'è questo nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe Di Monte che meriti una risposta, visto che ci ha chiesto a che servono tutte queste cronologie. Immagino che si riferisca al fatto che Luca, e comunque nel nostro libro così abbiamo fatto un'analisi storico-critica dei documenti, e quindi avendo fatto un'analisi storico-critica dei documenti, storico-critica significa che i documenti sono stati analizzati storicamente così come si sono costituiti, e che quindi tutte ste cronologie servono a far capire come un certo pensiero sul caso si è andato formando nei vari pubblici ministeri che si sono occupati del caso, ma anche ovviamente nell'opinione pubblica, dato che poi alcuni di quei verbali sono diventati di dominio pubblico. E poi Giuseppe Di Monte aggiunge: diteci se la procura almeno sta seguendo qualcosa, una pista. Ecco, questo è un atteggiamento che io ritengo diciamo poco interessante, no? Cioè, se io sapessi quale pista, o se la procura sta seguendo una pista, no, lo dico a Giuseppe Di Monte. Cioè, non so se chi ci sta ascoltando si rende conto di questa cosa. Cioè, io vengo a sapere che la procura sta seguendo una pista, ammesso che io possa venire a sapere questo fatto, e naturalmente faccio una diretta per comunicarlo a Giuseppe Di Monte. Ecco, allora io capisco che questo mondo è pieno di venditori ambulanti di verità che non esistono. Ecco, per cui invito Giuseppe Di Monte a rivolgersi a quei venditori ambulanti, troverà certamente lì, a poco prezzo, forse addirittura meno di 0,99 centesimi, no? La verità che va cercando. Luca? Sì? Dai, ricomincia con le cronologie. Beh,
Io per fortuna sono in collegamento telefonico e quindi non ho assistito, cioè non ho letto nulla. No, ma meritava questa risposta, è ovvio, no? Cioè, se uno ti fa delle domande, tu gli rispondi, che devi fare? Certo, no, assolutamente. Beh, per quanto riguarda la seconda catena causale, intanto bisogna capire di cosa si tratti, perché tutte queste persone citate non ci sono nella seconda catena causale. La seconda catena causale è fondamentalmente rappresentata embleticamente da Pietrino Vanacore. Poi, naturalmente, il PM, anzi la PM dell'epoca, a titolo congetturale, ritiene che Vanacore possa aver telefonato a determinati soggetti, ritenendo, dopo aver trovato il corpo, che l'omicidio sia stato commesso da questi soggetti. Quindi, semplificando, Vanacore tenta di contattare tutta una serie di... Sento un rumore che non capisco. Sì, sì, deve essere... Ecco, forse era Daniele che tentava di ricollegarsi, no. Non so. No, no, al microfono spento, quindi so. Anche Deborah, anche Luca, quindi non so da dove venga questa cosa. Vai, continua. Dunque, stavo dicendo che la seconda I servizi catena segreti, causale... Saranno certamente i servizi segreti che stanno registrando. Infatti, deviati. I servizi segreti deviati. Ovviamente. Stanno registrando. Ovviamente. Che poi è il motivo per cui quando parliamo al telefono cade la linea, no? Certo. Se ci fai caso. Comunque, perché ci stanno ascoltando. No, la seconda catena causale abbraccia il solo Vanacore, poi che Vanacore, secondo la ricostruzione dell'allora sostituto procuratore Ilaria Calò, abbia tentato di contattare alcune persone, certamente, ma non che più persone siano coinvolte nel tentativo di occultamento o di depistaggio. Lei ritiene che poi Vanacore abbia tentato di contattare Francesco Caracciolo di Sarno e per farlo si è messo in contatto telefonico con quello che allora era il factotum dell'avvocato Caracciolo, cioè Mario Macinati. Quindi questa è fondamentalmente la seconda catena causale. Però al di là poi delle spiegazioni tecniche, e qui ci sarebbe, insomma, sono 40, credo una quarantina di pagine solo l'indagine reatina. Io inviterei a riflettere sia Luca che gli ascoltatori su alcuni fatti che precedono e anche, anzi, più che precedono l'indagine reatina, perché l'indagine nasce sulle ceneri di un'indagine non espletata, nel senso che non è completa, su Francesco Caracciolo di Sarno, un'indagine che termina nell'autunno del 2007, per cui l'indagine reatina, così come l'abbiamo denominata, inizia il 14 gennaio 2008, anche qui devo andare a memoria, e le date sono molto importanti per capire questo caso. Però io inviterei a riflettere su alcuni episodi che precedono di molti anni a titolo investigativo. Quando Mirko Vanacore, figlio di Pietrino, trova le macchie in ascensore, chiama la polizia o chiama qualcun altro? E perché? Noi l'abbiamo raccontato. Quello non serve ad accusare Mirko Vanacore, serve a capire questi personaggi. Quando i giornalisti trovano la macchia verosimilmente ematica, o comunque una macchia rossa, diciamo una macchia rossa, dentro la guardiola, nell'appartamento di Vanacore, diciamo, nel muro antistante, chiamano la polizia o no? E cosa succede a quella macchia? A questo serviva raccontare questi episodi. E noi non possiamo inventare così di sana pianta cosa Tizio ha pensato, cosa Caio ha fatto, ma cercare di capire questi personaggi attraverso degli episodi che sono poi documentati testimonialmente, insomma, è chiaro che... Da loro stessi. Esatto. Nella maggior parte dei casi da loro stessi. Loro trovano questa macchia e chiamano l'avvocato De Vita.
Poi l'avvocato De Vita chiama, insomma, contatta naturalmente gli inquirenti, arriva Del Greco, addirittura qui c'è una battuta che Del Greco fa e che Giuseppa De Luca riferisce il 29 dicembre 2004, che qui devo andare a memoria. Ma che facciamo? Ci mettiamo a indagare? C'è questa battuta riferita da De Luca che, insomma, è tragicomica considerando tutto, considerando l'importanza anche di quella traccia ematica. Quindi questi personaggi, io credo che l'errore più grande che possa fare l'interprete, che non ha il compito di credere, l'interprete guai se si mette a credere a qualcosa o a qualcuno, è quello di cancellare, eliminare parti della storia aggiungendo parti di sé. Io avrei fatto, io avrei detto, io avrei chiamato la polizia, Simonetta non avrebbe mai. Ma chi l'ha mai conosciuta Simonetta? Chi lo sa quello che è successo? Però nel raccontare i fatti che sono documentati si capisce molto di questi personaggi. Anche quando Vanacore dice, credo in sede di udienza di convalida del fermo, non so passare lo straccio, anzi no, so passare lo straccio ma non come una donna. Che immagine dà di sé? Cioè, che cosa racconta? Una piccola parte di sé, mica vuol dire che però è entrato, ha trovato il corpo, no. Però questi personaggi vanno raccontati e vanno capiti, vanno, come dire, storicizzati. Dobbiamo interpretarli per quello che è successo all'epoca. Parliamo anche di un'altra epoca, tra l'altro, perché comunque sono passati 33 anni, quindi tante cose nel frattempo sono cambiate. Insomma, molti, magari alcuni di quelli che ci ascoltano, neanche erano nati nel 90. Quindi certo, la seconda catena causale è questo, è la storia di questo contatto che c'è, telefonico presunto, poi naturalmente qui bisognerebbe spiegare gli orari, la prima, la seconda telefonata. Anche qui si fa un errore fondamentale, io l'ho letto spessissimo, Mario Macinati avrebbe raccontato, Mario Macinati non è testimone diretto, è la moglie, è Anna Angelone che racconta il fatto. E Anna Angelone che parla con questo misterioso telefonista. Quindi è inutile che si continui a citare Mario Macinati, ha sbagliato qui, ha ricordato male là. È chiaro che poi l'indagine passa attraverso Mario Macinati, ma non è lui il testimone diretto. Lo dice anche nell'intercettazione. Lo dice chiaramente che lui non voleva coinvolgere la moglie perché pensava ingenuamente che tutto sarebbe finito lì. Poi chi abbia effettivamente risposto a casa Macinati, io questo non lo so. Ovviamente. Sì, non sappiamo nemmeno se quello è l'orario delle telefonate, quello è l'orario che Anna Angeloni riferisce, quindi assolutamente, non abbiamo un riscontro, no? Perché trattandosi di un caso, di un'inchiesta, no? Necessariamente sarebbe indispensabile un riscontro di fronte a una testimonianza. Ora, non ce l'abbiamo, quindi non sappiamo se le telefonate sono state due, se sono state più di due, non sappiamo a che ora sono arrivate. Abbiamo una testimonianza che è quella appunto della moglie di Mario Macinati. Ora, relativamente alla seconda catena causale, beh, c'è poco da fare, è chiaro che è una bellissima, se si può usare questo termine, congettura. Lo è, cioè è pensare che c'è una verità che è stata definitivamente acclarata, beh, insomma, secondo me purtroppo non è possibile farlo. Io, relativamente alla seconda catena causale, ho diciamo un'idea un po' diversa rispetto a quella espressa da Luca Dato, nel senso che a me, pur se la considero una congettura, beh, insomma, un po' convince, no? Perché alla fine, beh, insomma, c'è tutta l'inchiesta reatina, c'è tutte le considerazioni che sono state fatte nelle sentenze relative all'agendina di Mario di Vanacore, di Pietrino. Ecco,
Ecco, a fronte di tutto questo serve un riscontro, occorre un riscontro. Se noi trovassimo per assurdo una foto che magari non è stata stampata, io non so se questo è possibile, magari sì, dove si vede l'agendina, il marchio Lavazza, sì, sì, esatto, il marchio Lavazza, beh, allora a quel punto avremmo la certezza che con molta probabilità la seconda catena causale si è svolta. Resta da capire perché, no, perché in effetti la spiegazione che viene data da Cavallone e poi durante il dibattimento dalla Calò, beh, non è una spiegazione particolarmente convincente, perché in realtà la Calò non spiega per quale motivo Vanacore ha ammesso che sia vero che abbia scoperto prima il delitto, e beh, insomma, non abbia dato l'allarme, non abbia chiamato la polizia. E in questo, evidentemente, come diceva Luca prima, c'è un convincimento, perché poi il convincimento del PM è un dato oggettivo, no? Che fa parte dell'indagine. C'è un convincimento da parte dei PM, quindi nel caso specifico di Cavallone e della Calò, che evidentemente è relativo alla, appunto, alla personalità, no? Di questi soggetti. Evidentemente devono essersi convinti che quello poteva essere un comportamento per loro plausibile. Ma ecco, come dice Luca, quello che abbiamo tentato di fare è stato andare alla ricerca proprio di questo, no? Di queste tracce all'interno dell'indagine, cioè di come poi i PM, prima Cavallone, abbiano sviluppato il convincimento che effettivamente ci siano state quelle telefonate, che quelle telefonate erano un tentativo estremo di mettersi in contatto con Caracciolo, però noi non abbiamo nessuna prova. Beh, non ce l'avevano i PM, figuriamoci noi, insomma, esatto, pare evidente, esatto, questo. Esatto, nessuna prova, quindi quello che possiamo dire al momento, perché se uscisse fuori un elemento diverso, beh, allora cambierebbe tutto, quello che possiamo dire è solo che è una bella congettura, ma resta tale, resta una congettura. Sì, diciamo che questa congettura in un certo qual modo parte dal 1992, quando Catalani scrive, parlando dello status della Porta, cioè il fatto che la Porta sia stata trovata chiusa con 4 mandate, scrive al procuratore generale, purtroppo non ricordo la data, solo l'anno, scrive che all'epoca loro pensarono che solamente il portiere potesse attardarsi a dare tutte quelle mandate facendo tutto quel rumore e perdendo tutto quel tempo, perché poi le mandate, naturalmente, quando giri fanno anche rumore in una palazzina vuota rimbombando per le scale, chiaramente, e perdi del tempo. Mi sia consentito dire che questa è un'affermazione molto logica, però questa, certo, veramente è una cosa a cui dai grande credito. Certo, e non solo, ma non è vero che le mandate furono date per non consentire a qualcuno di entrare dall'esterno, perché in tal caso chiunque
fosse uscito dall'appartamento, portiere o terzi, ne avrebbe potuta dare solamente una, perché quattro? E lì ti viene in mente, naturalmente è congetturale il discorso, quando la De Luca esce dall'appartamento e gli dà tutte le mandate. Non l'ho capito, se lo puoi ripetere per favore questo argomento. Allora, quantunque la catena causale nasca nel 2008 dall'indagine Reatina, c'è un documento del 1992, io mi ricordo 11 novembre, ma può essere anche un ricordo fallace, in cui Catalani scrive al procuratore generale che il fatto che ci fossero quattro mandate, cioè il fatto che la porta sia stata ritrovata chiusa a quattro mandate, li indirizzò all'epoca dei fatti, parliamo naturalmente del 1990 e siamo lontano 16 anni dall'indagine Reatina, verso il portiere, perché solo il portiere, lui scrive, si pensò all'epoca, si sarebbe attardato rischiando così tanto, cioè fermandosi lì, girando, perdendo tempo, facendo rumore. E lì c'è da fare una riflessione abbastanza logica. Cioè, se chiunque sia uscito per ultimo avesse voluto impedire a terzi di entrare, ritardando il ritrovamento del corpo, per intenderci, evitando che qualcuno aprisse con la classica lastra, no? Per esempio, che si utilizza, che utilizzano anche i pompieri, non so se si potesse aprire anche quella porta all'epoca così, quindi sprovvisti della chiave, avrebbe potuto dare una mandata sola, perché darne quattro? E lì ti viene in mente, inevitabilmente, ma è congetturale il discorso, il gesto della De Luca, che riesce, cioè esce dall'appartamento per la seconda volta e chiude ridando tutte e quattro le mandate. Avrebbe potuto dire ai poliziotti: ho dato una mandata, ma noi l'abbiamo trovato chiuso a quattro mandate. Invece fa quel gesto, che sembra quasi abitudinario, di chiudere a quattro mandate. Naturalmente parliamo di congettura. In tal senso, è un gesto che ne richiama un altro. Però è interessante il ragionamento che Catalani fa molti anni prima. Daniele, tu che ne pensi di queste considerazioni che stiamo facendo sulla che si tratti di una congettura è piuttosto evidente. Poi io la trovo interessante, perché spiega molte cose. In realtà poi però non ci spiega appunto perché sarebbe stata messa in atto, e naturalmente qui appunto, dicevo, viene fuori il convincimento dei PM che hanno fatto l'indagine. Beh, Igor, il mio compito è quello, come al solito, di essere un po' provocatorio, diciamo, di muovere, certo, un po' le acque, no? Certo. Allora, io vorrei dire due cose. Intanto io spezzo una lancia in favore di quello che ha detto, di quello che fu il patrimonio induttivo di Catalani, perché Catalani, secondo me, dice una cosa sacrosanta. Lui si confronta, intanto ha un grande merito, lui si confronta con un problema col quale nessuno si è mai veramente confrontato in termini analitici ed esclusivi. Cioè, Catalani si chiede chi e perché avrebbe mai dovuto chiudere a quattro mandate la porta. Ora, questo, d'altro canto, è una delle poche certezze che caratterizzano le anomalie del delitto di Via Poma, no? Cioè il fatto che si tratti di un delitto della camera chiusa, si potrebbe dire dell'appartamento chiuso, no? Ora, Catalani fa una serie di ragionamenti che io sottoscrivo per intero, dopo tutti questi anni, che a me paiono francamente inattaccabili, e tant'è vero che tutto sommato, sia pur per implicito, la Calolli li sostenne. E cioè, primo ragionamento: a che cosa serve quel gesto? Quel gesto non serve sostanzialmente a niente, perché chi ha le chiavi può comunque aprire la porta per rientrarvi. D'altro canto, chi non ha le chiavi non è certo ostacolato in termini assoluti dal fatto della molteplicità delle mandate. Quindi, e questo è un fatto, guardate che non si può, da questo non ci si può scostare, è un dato di realtà. Quindi, pensa a mio giudizio Catalani, perché chiaramente non sono nella sua mente di allora, però ritengo che il suo ragionamento deduttivo sia questo, quindi quello deve essere stato un gesto di carattere istintivo. Cioè lui pensò, e lo penso anch'io oggi nel mio piccolo, che quello fu un gesto
compiuto da una persona che o era abituato a farlo, oppure che di fronte a quella situazione di cui era stata testimone, di cui aveva preso visione, aveva ritenuto di comportarsi in quel modo, che, badate bene, è un modo piuttosto bizzarro di comportarsi. Perché razionalmente parlando, se io fossi come si credeva allora e come si crede tuttora, direi, la persona che ha scoperto il cadavere e che non ha fatto ciò che si sarebbe dovuto legalmente fare una volta fatta la scoperta, beh, certamente non do quattro mandate alla porta prima di uscire per ultimo da quell'appartamento, perché determinano alcuni effetti drammatici. Il primo è che vuol dire che chi l'ha fatto disponeva di alcune chiavi in uscita. E il secondo, perché faccio un gesto che, appunto, come dicevamo in partenza, è funzionalmente inutile. Allora, il passaggio seguente non può che essere quello che Catalani svolge, secondo me, con mirabile coerenza, e ovvero sia, deve essere una persona che o per istinto o per abitudine fa quel gesto e lo compie dunque anche in quella circostanza. Perché certamente è chiaro a tutti noi, no? Adesso cerchiamo di stare sulle cose logiche, che non è pensabile che l'abbia fatto per ragioni di sicurezza, perché tanto il quisque de popolo non sarebbe comunque potuto entrare nell'appartamento anche solo se si fosse chiusa con una mandata, oppure non si fosse chiusa affatto a mandate, cioè si fosse semplicemente chiusa la porta. Quindi quale può essere la spiegazione? O è secondo abitudinarietà o è secondo istinto. E vorrei dire che entrambe le spiegazioni collimano, perché per istinto colui che chiude è colui il quale pensa, istintivamente appunto, senza riflessione razionale, che deve cercare di mettere, di frapporre un ostacolo il più possibile forte tra quello che ha visto, che evidentemente è sgradevole, complicato, denota una sua condotta non irreprensibile, e la sua persona. Per istinto invece è semplicemente una persona che ripete un gesto che compie in modo abitudinario. Tutte e due queste condotte verso chi convergono? Adesso, no, signori, cerchiamo di essere obiettivi e di non costruire sempre le cose in modo dubbioso, congetturale, anomalo, improbabile. Tutte queste due logiche convergono verso una persona, che peraltro è raggiunta da altri pesantissimi indizi, altro che congetture, mi permetto di dire un po' provocatoriamente, sul fatto di aver scoperto prima ciò che non è stato certamente sua opera, e cioè Pietrino Vanagon. È il portiere che ha compiuto quel gesto. Proviamo a vedere se ci sono degli elementi esterni che ci confermano questo aspetto. E diavolo se non ci sono, ma ce ne sono a decine, ma soprattutto ce n'è uno gigantesco che secondo me mette la parola fine a questa questione, perché vedete, questa questione è un mirabile esempio di quanto il delitto di Via Poma possa essere in parte chiarificato attraverso la riduzione della complessità. Cioè ci sono delle cose sulle quali, in termini di lettura storica, non giudiziaria, noi non possiamo più dire che è congetturale, perché questa non è congetturale. Perché il valido ragionamento che fece così tanti anni fa Cavallone, secondo me si sposa perfettamente con la condotta di un'altra persona, che peraltro fu realizzata proprio in un momento decisivo della vicenda, cioè quando il gruppo degli scopritori, chi ci segue da anni sa bene a che ci riferiamo, cioè al drappello di persone che scopre ufficialmente e definitivamente, purtroppo, il cadavere di Simonetta Cesaroni, si avvicina allo stabile. La condotta della moglie del portiere è proprio in linea perfetta con questa circostanza ricostruita da Cavallone. Quindi Cavallone si trova semplicemente a colmare un piccolo gradino, un piccolo tassello in un ponte che è logicissimo. Il ponte è il seguente: Vanagon è l'ultimo che esce dalla stanza. Vanagon è dunque l'ultimo che lascia la casa, cioè l'appartamento dove c'è il cadavere della povera Simonetta Cesaroni, dà le quattro mandate e ovviamente concentra sul tema delle chiavi un qualche tipo di rapporto, di consegna, di dialogo con la moglie. E infatti sarà proprio la moglie a rallentare con quella condotta che è stata da sempre oggetto di molti e drammatici interrogativi al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'accesso all'appartamento.
chiedo scusa per il disagio del tram che impedisce di parlare chiaramente, però il concetto è questo: è evidente che i due frammenti si sposano l'uno con l'altro, no? Vanacore serra con diciamo le mandate del caso la porta dell'appartamento, e Vanacore spiega in qualche modo, dà una qualche tipo di consegna a sua moglie in modo tale che la moglie poi abbia quell'altrettanto istintivo comportamento al momento in cui le forze dell'ordine finalmente arrivano nell'appartamento, o meglio sono sulle scale prima di accedere all'appartamento. Cosa fa? Nasconde le chiavi dietro la schiena. Ora, è evidente che se noi consideriamo questo legame logico costruito da Cavallone e gli elementi a suo supporto come mera congettura, beh, non facciamo un favore, secondo me, al chiarimento del peso che la seconda catena causale ebbe in questa terribile vicenda. Che cos'è, e qui chiudo, la seconda catena causale? Cioè, cerchiamo di intercettare giuridicamente il senso di quella che, secondo il mio modesto punto di vista, è la grande scoperta, però questa, a mio parere, non congetturale, dimostrata da parte di Ilaria Calò. Tanto cioè è vero che si può dire che in un quadro di sconfitta complessiva e di errore generale, quale fu il processo di merito ai danni di Raniero Busco, in capo a Raniero Busco, questo però è un punto importante, cioè la procura può comunque aver chiarito, può comunque dire a se stessa, se non al pubblico appassionato a questa terribile tragedia, che un punto vero, un dato reale, la procura lo ha portato a segno. Ed è proprio questo, la scoperta, altro che congetturale, secondo me ormai dimostrata, come fa capire la sentenza della Corte d'Appello Romana, della Corte d'Assise d'Appello Romana, che in effetti seconda catena causale vi fu. E qual è il punto che consente a noi oggi di dire che Ilaria Calò su questo aveva ragione, a Cipicchia se non aveva ragione? Ora, a parte il fatto che, diciamo, la costruzione della condotta di Pietrino Vanacore prima e dopo la consumazione del delitto, cioè non prima, voglio dire, dopo la consumazione del delitto, quando era egli stesso inquisito e soprattutto sottoposto a misura di restrizione della libertà personale, e molti anni dopo, fino al tragico suicidio, dimostrano proprio questo. Ma soprattutto il dato centrale è che tutte quelle congetture, come vengono dette, che costruì Cavallone, si sposano perfettamente con un altro grande blocco problematico della vicenda di Via Poma, e cioè le telefonate, il cosiddetto grappolo di telefonate che circolano intorno a Tarano. Ma questo è un punto che non si può trascurare e relegare solo a dettaglio, anzi è un punto decisivo. Perché quell'acquisizione che fa benissimo Cavallone, e quella deduzione che Cavallone fa, si appoggia perfettamente alla ricostruzione che molti anni dopo, io direi quasi definitiva, si fa delle telefonate a Tarano. E come mai il portato cognitivo che arriva dalle telefonate a Tarano si sposa così bene con quella deduzione che compì molti anni prima Cavallone? Per un motivo molto preciso, perché le cose portano ad una stessa conclusione. E cioè, una seconda catena causale, intendendosi con questa una serie di atti compiuti da uno o più individui che sono scollati in termini di conseguenzialità e di finalità dalla condotta principale. La condotta principale, intendendosi ovviamente l'omicidio di Simonetta, la seconda catena causale è in qualche modo scollata o dal punto di vista soggettivo o dal punto di vista finalistico e causale rispetto alla condotta omicidiaria. Questa è la grande scoperta dimostrata, però, che secondo me il procuratore aggiunto Calò riuscì a portare a casa per la procura in un quadro obiettivamente piuttosto negativo, no, dei risultati giudiziari. E fu così che le cose debbono essere andate, rivediamole in tutta la sua linearità. D'altro canto, la spiegazione opposta non torna da nessun altro punto di vista, perché per dire che seconda catena causale non vi fosse stata, si devono acquisire tre cose che a mio parere sono assolutamente irragionevoli, oltre che altamente improbabili. La prima è che tutte le telefonate che cercano di raggiungere a Tarano il dominus dell'ufficio sono delle telefonate di carattere causale, oppure casuale si vorrebbe dire, cioè si vuol dire che quelle telefonate non furono connesse alla scoperta del corpo,
ma connesse evidentemente a qualcosa di diverso. D'altro canto è altrettanto certo, questo è matematicamente certo, che quelle telefonate giunsero prima della scoperta ufficiale da parte del drappello che fece il primo accesso nell'appartamento. Pertanto questo è un primo dato sul quale, a mio parere, non ci si può non soffermare. Cioè è evidente che quelle telefonate erano connesse col delitto, ovvero sia con la scoperta del delitto, come minimo, perché si potrebbe avere invece l'altra idea, e cioè che fossero connesse non con la mera scoperta, ma addirittura con la consumazione. Però questo ce lo esclude un altro dato molto importante, che è fondamentalmente innegabile, no? Ed è cioè la ricostruzione dell'orario della morte della povera Simonetta. Quindi da qui non si scappa: o si considerano quelle telefonate esterne casualmente e causalmente dalla vicenda, cioè si deve ritenere che fossero telefonate che giungevano per altri motivi, ma la coincidenza sarebbe veramente delle più incredibili, oppure si deve ritenere che quelle telefonate fossero connesse al corpo della povera Simonetta. Ora però, dato che questo punto è completamente sposabile con quelle riflessioni che faceva Cavallone, io direi che la partita si può dare tranquillamente per chiusa. Cioè è del tutto chiaro che il tema del grappolo delle telefonate di Tarano, insieme alla quadruplice mandata della Porta, ci dicono che lo scopritore del corpo era Pietrino Vanacore. Guardate quanto è rilevante questo aspetto, perché ci dà una certezza e ci apre tre dubbi, che sono probabilmente i tre dubbi risolti i quali si riesce a venire a capo del delitto, sia pur non del colpevole, però almeno si ricostruisce la dinamica in modo assolutamente certo. Qual è il dato sicuro da cui noi diciamo in qualche modo dobbiamo partire? Beh, che la chiusura ermetica della porta dell'appartamento non è opera dell'assassino, ma è opera invece del portiere. E ancora, dato questo fatto, siamo anche certi che la seconda catena causale è appunto autonoma rispetto alla prima. Cioè la prima è quella che cagiona la morte della povera Simonetta, la seconda è quella che muove, come diceva benissimo Luca prima, dalla condotta, ovviamente da spiegare il punto psicologico, però una condotta ormai direi certa, di Pietrino Vanacore, che scopre il cadavere e invece di fare quello che giuridicamente, moralmente, eticamente si dovrebbe fare come cittadini, decide di comportarsi invece in tutt'altro modo, cioè cercando il proprio dominus di riferimento, e quindi in questo davvero avviando una seconda catena causale autonoma e perturbativa rispetto a tutto quello che è accaduto. Ma non finisce qui, perché qui c'è il vero groviglio di dubbi risolti i quali, come dicevo, secondo me si arriva vicinissimi alla soluzione finale. Primo dubbio: se queste cose che abbiamo provato a dire sono, se non certe, ragionevolmente e altamente probabili, se ne deve inferire che ci deve essere stato qualche dato, qualche elemento, qualche aspetto che ha portato Vanacore ad entrare in quell'appartamento, non essendo lui il colpevole. Cioè, non avendo lui ucciso Simonetta Cesaroni, egli però deve avere una qualche spinta, un qualche interesse, una qualche occasione, diciamo, per introdursi nell'appartamento e osservare proprio in quel momento drammatico la morte e quindi il cadavere della povera Simonetta. Cosa può essere stato? Un rumore? Una mera coincidenza? Per esempio il fatto che si doveva recare da qualche altra parte sulla scala eppure ha deciso di vedere l'appartamento? Oppure, e questo è il dato secondo me più rilevante di tutti, una coincidenza cosiddetta aiutata. Quale può essere questa coincidenza aiutata? Solo una: che la porta fosse lasciata aperta dall'omicida. Perché proviamo a ragionare con calma e guardiamo la scena con gli occhi freddi di molti anni dopo. In che maniera potremmo ritenere verosimile che Vanacore, che si trova occasionalmente nello stabile oppure semplicemente nella scala dove è l'appartamento, ha dietro con sé le chiavi? Questo è praticamente impossibile, vorrebbe dire che lui si vuole recare direttamente, finalisticamente, proprio nell'appartamento dove giace il cadavere di Simonetta.
se non è improbabile questo, direi quasi da escludere in punto di logica. In punto di logica se ne dovrebbe dedurre invece un altro e cruciale aspetto, che Vanagore, recatosi lì alternativamente o perché doveva compiere una qualche altra attività, oppure perché era stato richiamato da una qualche stranezza, eccentricità o particolarità che gli aveva, come dire, richiamato l'attenzione verso quella scala, si avvicina alla porta dell'appartamento. Ma se questo facesse, l'unico modo per cui lui entra dentro e fa la macabra scoperta, ante litteram, diciamo, si spiega solo in un modo, e cioè che la porta fosse lasciata aperta e non fosse stata chiusa alle spalle dell'omicida, perché se fosse stata chiusa, Vanagore avrebbe dovuto fare una cosa terribilmente innaturale, cioè scendere in portineria, prendere le proprie chiavi autonome e aprire egli stesso la porta dell'appartamento. E perché mai avrebbe dovuto fare un gesto simile? Doveva davvero essere sicuro che fosse accaduto qualcosa di cui era a conoscenza, perché se è di pura intuizione e di puro ragionamento elementare che se io sento qualcosa di sospetto o vedo un passaggio di una qualche persona in un qualche luogo dove non dovrebbe stare o dove non sono abituato a vederla, certamente non mi metto poi a cercare una chiave per andare in un preciso interno di cui magari non ho nessuna ragione per sospettare. Quindi quale può essere l'unica ragionevole spiegazione se si segue tutta questa catena di ragionamenti? Beh, a mio parere questa, che l'omicida, e su questo bisognerebbe ragionare, fece proprio la condotta opposta rispetto a quella che fece Vanagore, cioè lasciò la porta semi chiusa o aperta, perché altrimenti non si spiega per quale diavolo di ragione Vanagore possa essersi introdotto casualmente proprio in quell'appartamento. O meglio, una spiegazione finale, qui davvero concludo, ci sarebbe un'alternativa, per chi ci voglia credere però, cioè che Vanagore si sia trovato nella stranissima condizione di capire che qualcosa non andava e qualcosa valeva la pena di controllare, non già sulla scala, oppure non è che avesse da fare qualcosa riferito a quella scala, ma avesse un'attenzione concentrata proprio rispetto all'appartamento, e cioè a quella porta, a quell'interno. Allora però questo vorrebbe dire che o Vanagore ha visto qualcosa di puntualmente sospetto, per esempio ha visto una persona che usciva e che lui riconduceva in termini proprio di identità a quel luogo specifico, oppure, ed è questa l'ultima delle possibilità, che egli stesso addirittura fosse a conoscenza di qualcosa che doveva andare a fare in quell'appartamento e che quindi si sia munito della chiave per aprire la porta proprio salendo e quindi facendo la terribile scoperta. So già quello che si potrà dire e quindi anticipo la critica, ovvero sia l'ipotesi di scuola che l'omicida lasci la porta chiusa ma con la chiave innestata. È di senso comune che non ha nessuna validità. Grazie Daniele, grazie, sempre lucidissimo. A questo proposito, sulla nostra chat hanno fatto una notazione interessante, ovviamente è una congettura, però, e se Volponi, non ricevendo la telefonata delle 18:30 da parte di Simonetta che aveva concordato, avesse telefonato a Vanagore chiedendogli di verificare se Simonetta era lì? Chi deve rispondere? Beh, rispondo io. Allora, sì, è un classico, Volponi che avverte Vanagore. In realtà il problema nasce, come dire, ex ante, nel senso che non esiste collegamento tra Volponi e Vanagore. Nel libro abbiamo anche spiegato come il presunto avvistamento di Volponi a Via Poma abbia avuto poi un corso, quindi un'indagine di riferimento che credo ad oggi non possa dimostrare l'estraneità, se uno ci vuole credere, di Volponi allo stabile, ma quantomeno possa aprire gli occhi in relazione al fatto che in quelle occasioni indicate dalla De Luca non era
Salvatore Volponi, ma Luciano Minicocci ad essere stato diciamo contattato tramite il citofono dalla portiera. Devo dire, a parte questo, che mai avrei pensato di dovermi, come dire, ergere a favore di Pietrino Vanacore, nel senso che è un personaggio molto complesso da trattare, però io non sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto adesso Daniele. La seconda catena causale non è assolutamente provata e lo dimostra un fatto inequivocabile. Ilaria Calò ha un problema. Lei non può dimostrare, naturalmente parlo come se ci trovassimo nel 2010, non può dimostrare il doppio mazzo di chiavi. Ma anche un altro problema, guardiamo le date. Vanacore avrebbe dovuto essere interrogato il 9 marzo, anzi scusate, il 12 marzo, il 9 marzo è il giorno del suicidio. Del suicidio. Del suicidio. E naturalmente il suicidio era impronosticabile, cioè in quel momento nessuno poteva immaginare che Vanacore si sarebbe suicidato, però la Calò può ben ipotizzare un altro scenario, e cioè che Vanacore si avvalga della facoltà di non rispondere, cosa che avrebbe potuto fare lui, Giuseppa De Luca e lo stesso Mario Vanacore. E quindi cosa facciamo? Interroghiamo i dipendenti degli ostelli. Se noi leggiamo gli interrogatori, le deposizioni dei dipendenti degli ostelli, c'è un'insistenza nel cercare di capire, di dimostrare che il portiere avesse due mazzi di chiavi. Tant'è che la Faustini a un certo punto dice sì, per un certo periodo ha avuto queste chiavi, perché facevano le pulizie. Maria Luisa Sibilia invece dice sì, aveva un suo mazzo di chiavi. Perché? Quando arriverà naturalmente la parte prima della sentenza, ma anche durante l'interrogatorio di Ali Ben Musba, spero si pronunci così, quello del 24 febbraio 2010, là si capisce dove vuole andare a parare. L'importanza delle chiavi, le chiavi col nastrino giallo. Lei non può dimostrare che ci sia questo doppio mazzo, ecco perché Vanacore ce lo fa entrare con la porta socchiusa. Non può farlo entrare in altro modo. Quando finalmente Maria Luisa Sibilia dice sì, il portiere aveva le chiavi, ecco che ci si attacca a quella dichiarazione. Ma Maria Luisa Sibilia, il 24 agosto 90, anche qui devo andare a memoria, racconta un'altra storia. Non è vero che Pietrino Vanacore... Scusa se ti interrompo, se puoi ripetere il passaggio, perché è davvero complicato. Vediamo da un punto di vista logico, secondo te, la traiettoria delle chiavi rispetto a Vanacore. Cosa devo ripetere? Non ho capito. Il passaggio che hai fatto, la traiettoria delle chiavi, cioè il possesso delle chiavi. Allora, ripeto, Ilaria Calò ha un problema fondamentale, quello di dimostrare che ci sia questo doppio mazzo di chiavi. Naturalmente nel momento in cui, come ho già detto, Pietrino Vanacore deve deporre, lei non può immaginare che Vanacore si suiciderà, però può ben immaginare, può ben pensare che si avvalga della facoltà di non rispondere, perché ha il suo diritto, l'avrebbe potuto fare lui, la De Luca e lo stesso Mario Vanacore. Quindi a quel punto si sarebbe ritrovata con un pugno di mosche. Cosa facciamo? Interroghiamo i dipendenti degli ostelli, loro ci diranno se Vanacore aveva le chiavi. Infatti questa domanda viene posta anche poi dallo stesso avvocato Loria, insomma questa domanda arriva a Giuseppina Faustini. Giuseppina Faustini, la quale non a caso viene interrogata sul famoso episodio del 1987, perché secondo voi le chiedono l'episodio dell'87? Spiego questo episodio perché non è così tanto noto. Nel 1987 Giuseppina Faustini, in un rientro pomeridiano, probabilmente con la collega Enza Falco, che poi si era licenziata durante l'annata 88-89, torna a Via Poma. E entrambe sono sprovviste di chiavi, sempre ammesso che la Falco ne avesse un proprio mazzo, ma la Falco poi il proprio mazzo a un certo punto ce l'avrà, perché sarà tenuto da Maria Luisa Sibilia all'interno di una scrivania, quindi a un certo punto questo mazzo ce l'ha avuto. Ma loro vanno in portineria e chiedono a Vanacore
di aprire la porta. Panacore, che era nel corso di riposo pomeridiano, immagino attorno alle 14, così, bestemmia, le accoglie bestemmiando e le due rimangono sconvolte. Perché il 7 aprile 2010, quando viene interrogato la Faustini, si ricorda questo episodio? Perché loro vogliono dimostrare che il portierato avesse due mazzi di chiavi. Stessa cosa con la Sibilia, ma la Sibilia cede. La Sibilia dice, sì sì, il portiere aveva un proprio mazzo di chiavi. Invece la Sibilia, e perché si attaccano alla dichiarazione della Sibilia? Perché la Sibilia conferma che Vanacore faceva opere di manutenzione all'interno degli ostelli. Infatti gli aficionados della vicenda sapranno che Vanacore aveva riparato la serranda dell'ufficio numero 1, cioè l'ufficio dove poi verrà ritrovato il cadavere di Simonetta. Ma Maria Luisa Sibilia, il 24 agosto del 90, anche qui devo andare a memoria purtroppo, aveva raccontato un'altra storia. È vero che Vanacore si era recato all'interno dell'appartamento, sì, ma lo aveva fatto di mattina. Infatti poi aveva specificato, non so se questi lavori per cui veniva contattato da Carponi lui effettivamente li avesse mai espletati anche di pomeriggio. La differenza è sostanziale: di pomeriggio poteva non esserci nessuno, di mattina avrebbe comunque trovato il Carboni, la Berettini, la Faustini e la Sibilia della situazione, e forse anche Salvatore Sibilia prima che se ne andasse, no? Quindi la differenza è sostanziale. Lei non è mai riuscita, Ilaria Calò, non è mai riuscita a provare il doppio mazzo di chiavi. Per questo Vanacore ce lo fa entrare con la porta socchiusa. Non perché sia una cosa logica, perché non può provarlo. Questo è un aspetto fondamentale. Al di là del fatto che poi si creda... No, ma perdonami, scusa, non voglio interromperti, ma invece cercare di dirigere la parte finale del tuo argomentare su questo punto... Ma cosa dimostra questo? Certo che la prospettiva della Calò è una prospettiva giudiziaria, cioè lei ha bisogno, siccome lei è convinta della seconda catena causale che vede protagonista il portiere Vanacore, lei deve dimostrare che Vanacore entra in qualche modo nell'appartamento. Però io quello che stavo provando a dire rispetto all'intuizione di Cavallone di molti anni prima è che tu devi cercare di verificare quale fosse la situazione logica in cui si trova Vanacore al momento in cui scopre il delitto. Qual è il problema delle chiavi? Perché secondo me lui le chiavi autonome le mantiene nel portierato. Ma perché mai dovrebbe usarle se non ha nessun riferimento specifico per entrare nell'appartamento? Perché dovrebbe essere attratto dall'appartamento senza un motivo specifico? Questo era il mio quesito, capisci? Non il problema del se avesse o meno le fatidiche seconde chiavi, che chiaramente tu hai ragione, era un argomento in politica processuale che la Calò doveva farsi carico di dimostrare. Certo, per forza. Sono d'accordo con te. No, ma su questo sono d'accordo. Ma qual è l'atteggiamento di Vanacore al momento in cui entra dentro all'appartamento? E soprattutto perché entra, dato che... No? Certo, perché dovrebbe entrare se è tutto tranquillo? Ma questo però è un ragionamento per... Sì, però questo è un ragionamento per assurdo, scusate, cioè non si può dire perché Vanacore entra nell'appartamento, cioè se cioè la porta socchiusa è un'invenzione, non è aperta, è socchiusa. No, aspetta un attimo, è un problema logico, cioè è chiaro che non stiamo dimostrando in un processo penale, questo è del tutto chiaro, però stiamo finisco il merito. Prego, certo, stiamo cercando con inferenze logiche di ricostruire quello che probabilmente, salvo accadimenti del tutto inverosimili, si è verificato quel pomeriggio. Allora, qui il problema è capire per quale diavolo di motivo Vanacore viene attratto ad entrare nell'appartamento. E quello che hanno pensato Cavallone e la Calò, a differenza di anni l'uno dall'altro, è sempre stata la stessa cosa. O aveva un motivo preciso, diciamo così dire, che precedente, per esempio che doveva svolgere, come dici tu, un'operazione di manutenzione, di controllo, di verifica dello stesso appartamento. Allora lì si tratta proprio di una casualità. Lui recupera le seconde chiavi di cui è in possesso il portierato e, come aveva già stabilito da parecchio tempo, entra accidentalmente nell'appartamento. Però mi si passerà che, a parte il fatto che è una coincidenza stellare, ma comunque anche qualora questo fosse accaduto, anche in questa lontanissima evenienza, lascia parecchio a desiderare in termini logici, eh. Ora, invece... No, allora io non ho detto questo, però aspetta, no, perché altrimenti... No, ma la mia non era una critica, una replica a te, tutt'altro, era solo per dirti
che il punto su cui siamo qua è capire la condotta di Vanagore e segnatamente, come diceva ora Igor, il motivo per il quale lui si sarebbe dovuto introdurre nell'appartamento nel pomeriggio del fatidico giorno. Questa è la domanda. Sì, no, il tema delle chiavi che tu hai giustamente sviluppato in modo molto analitico è un tema, come dire, di secondario rilievo. Qual è la motivazione per cui lui entra nell'appartamento? Perché parliamoci chiaro, lo sappiamo tutti che è entrato nell'appartamento intorno a quell'ora, ormai è chiaro. Cioè, cerchiamo di non relegare a congetture ciò che è ormai quasi dimostrato, addirittura in via giudiziaria, figurarsi in termini di verità storica, insomma. Allora, poi c'è, diciamo, per completare il ragionamento, c'è un altro problema. Non è vero che le telefonate sono inconfutabilmente riferibili al 7 agosto. A me questo dispiace dirlo, però noi abbiamo cercato di spiegarlo, io ho cercato di scriverlo anche nel libro. L'unico escamotage per contestualizzarle è l'urgenza che lo stesso telefonista manifesta durante la seconda telefonata, perché quando Cavallone finalmente riesce a parlare con Anna Angelone, mi sembra il 27 maggio 2008, quindi con la testimone diretta di queste telefonate, anche a lei fa la stessa domanda: signora, ma come fa lei a dire con certezza che quelle telefonate arrivarono il 7? E l'Angelone non dà una risposta, come dire, univoca. Lei parla di notizie apprese, credo per via, insomma, credo tramite i giornali o la televisione, adesso non ricordo, di uno o due giorni successivi, tant'è che poi aggiunge forse però già si sapeva. Quindi l'unico elemento che io sia riuscito a trovare, che non è che proprio dimostri la contestualità delle telefonate, ma che fa sorgere un ragionevole dubbio in tal senso, è rappresentato da quella seconda telefonata in cui l'Angelone irremovibilmente parla di urgenza da parte del telefonista, a differenza della prima, poiché è totalmente illogico pensare che il telefonista, avendo, chiunque fosse, avendo ritrovato il corpo, non avesse urgenza già durante la prima e cercasse semplicemente Caracciolo. La seconda telefonata è quella che non proprio dimostra, ma fa ritenere, sempre con tutti i se del caso, che lì sia avvenuto non tanto il ritrovamento del corpo, quanto l'arrivo di Paola Cesaroni e degli altri a Via Poma, perché, guarda caso, si inserisce in quel segmento temporale preciso. La telefonata delle 23:15, ma niente di questo è provato. Cioè, siamo in un ambito veramente... Mi sorprendo nel difendere il portierato e Vanagore, insomma, non che io non ho niente contro nessuno, ho cercato di raccontare una storia. Sì, però tu ricorderai anche che l'Angelone dice perché avrebbero dovuto telefonare prima, no? Cioè dopo. È chiaro, insomma, è vero che lei poi dice anche che non si ricorda delle telefonate ripetute d'urgenza svolte addirittura il giorno dopo. Esattamente quello che dice l'Angelone, no? Cioè, perché poi sarà anche vero quello che dice Luca, che lei, insomma, non si ricorda o fa finta di, cioè, non lo so, insomma, che lei non si ricorda bene, eccetera 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 eccetera. Non dobbiamo dimenticare, io invito sempre a pensare alla testimonianza di Caracciolo in primo grado, ecco, quella testimonianza parla da sola, insomma, no? Ed è piuttosto evidente che, insomma, Caracciolo è in difficoltà, no? L'Angelone dice, perché io mi ricordo benissimo averlo letto a Cavallone, per quale altro in quale altro giorno sarebbero dovute arrivare se non in quello? Cioè, fa un ragionamento logico, lo dice. Assolutamente. Però senza quella seconda telefonata, certo, in quell'orario lì, praticamente saremmo completamente in un ambito non solo congetturale, ma addirittura quasi, come dire, romanzesco, perché
No, no, è chiaro che è una testimonianza, quindi stiamo parlando di una persona che ricorda tra l'altro una cosa accaduta parecchio tempo prima, ma della quale, della quale però si parlava, no? Perché poi insomma Cavallone riesce a trovare questa roba intercettando a, a raffica, si potrebbe dire, in modo continuato per anni, non continuato negli anni, ma in modo in certi periodi, Caracciolo e tutto il suo entourage. Quindi, insomma, quello che viene fuori da lì, no? Allora, se di queste cose in qualche modo si continuava a parlarne, poi c'è l'intercettazione in macchina di Mario Macinati e Giuseppe. Io stesso ho parlato con Giuseppe Macinati, tu dici resta sempre una testimonianza. Certo, resta sempre una testimonianza, ma Giuseppe Macinati, parlando con me, non ha mai detto, non ha mai messo in dubbio che le telefonate siano arrivate il giorno dopo. Sono arrivate quella notte, cioè lo dà per scontato. Ora, hai fatto bene a precisare, cioè non si tratta di difendere nessuno, si tratta di capire in questo momento, no, che cosa presumibilmente è accaduto. La certezza assoluta, io sono d'accordo con te, non ce l'abbiamo, ma io me la ricordo la risposta dell'Angelone a Roberto Cavallone. Cioè, lei insomma glielo dice nel suo linguaggio, parlando in dialetto, e alla fine, no, quello che viene fuori è molto semplice, no? Cioè, il giorno dopo perché sarebbero dovute arrivare quelle due telefonate? Cioè, questo è il senso di quello che dice. Poi certo Cavallone fa il suo mestiere, no? Probabilmente, no? La sollecita, e sappiamo che cosa risponde l'Angelone, però la mia impressione su questo, io insomma sono abbastanza convinto, è che quelle telefonate, anche in relazione a quello che poi già dal 2020 insomma, no, avevamo scritto, proprio in relazione al fatto che c'è questa seconda telefonata. Sì, quello è l'elemento fondamentale, ecco. Sì. Quindi quello è un elemento fondamentale. Ed è una seconda telefonata che si colloca anche in un momento in cui, sulla base delle dichiarazioni di Cesare Valle, Vanacore insomma non è ancora arrivato a casa sua, pur esatto, essendo uscito da casa. Anche lì, capire quando è uscito, 22.30, 22.15. 22, hanno visto insieme la televisione, non l'hanno vista. Ecco, insomma, tutte queste cose qui. Certo, l'incontro poi di pugilato. L'incontro di pugilato. Sì, no, assolutamente. No, però, ecco, non volevo che in qualche modo Vanacore, dico, ce lo dobbiamo far entrare per forza, in modo da anche coltivare il dubbio, no, in chi ci ascolta, perché altrimenti sembra che siamo riusciti a provare qualcosa che poi neanche a livello processuale si è affermato. Uh-huh. Almeno io ragiono in quei termini, e per me il doppio mazzo di chiavi è un evidente segno della debolezza di una tesi che naturalmente io posso anche condividere, ma che poi non si è provata. Ecco, questo è molto importante. Sì, sì. No, secondo me. Su questo ti chiedo, no, però scusate, qui chiedo un chiarimento di metodo, devo chiederlo per forza. Cioè, premesso che noi qui non stiamo facendo la storia giudiziaria del caso di Via Poma, no? Ovvio, stiamo in una sede che è quella storica in questo momento, ovviamente. Altri si occuperanno, io spero, certo, di fare l'analisi giudiziaria. Ora, però, quando uno fa un'analisi di carattere storico, deve, come fai correttamente tu, tenere presente le risultanze delle indagini. Ora, da come ai nostri ascoltatori stiamo ponendo la questione, sembra che ci sia una dialettica di orientamenti, in particolare tra me e te,
con tutto il rispetto classico del pluralismo, cioè io sono anche, anzi felice se qualcuno la pensa in un altro modo, però penso che a beneficio degli spettatori e degli ascoltatori, chiedo scusa, ci si debba intendere su quello che noi pensiamo. Io penso che non ci sia più nessun modo di dubitare in termini storici, anzi io dico addirittura che lambiamo quelli giudiziari, perché se uno si legge le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello e anche quella della Suprema Corte di Cassazione su Raniero Busco, vede che certe acquisizioni rimangono cristallizzate grazie all'ottima penna di De Cataldo, che spiega benissimo quali sono gli elementi cosiddetti laterali della vicenda che rimangono finalmente cristallizzati. Ora, la domanda però rimane: ma veramente c'è qualcuno che ancora oggi dubita che Vanacore abbia fatto quella scoperta prima degli altri? Questo è un punto di vista ovviamente storico, fuori dall'equivoco di quello che hanno detto i processi, che pure resta un po' equivoco, perché non voglio dire che i processi l'hanno proprio detto, ma sostanzialmente l'hanno dato quasi per accertato. Perché guardate che ci sono una quantità di indizi plurimi, precisi e terribilmente, aggiungo io, concordanti su questo aspetto, che insomma, a mio parere è molto difficile in una circostanza come questa, così drammatica, piena di punti interrogativi, di incognite, di varianti, di punti di vista frammentati e differenziati, nonché di venditori ambulanti di verità. Qui però dobbiamo essere chiari, storicamente a me questo sembra un punto accertato. Se tu ritieni invece di no, io sono anche favorevole a un confronto di merito, però dobbiamo farlo questo confronto di merito, perché io ponevo quella domanda circa la condotta di Vanacore, proprio perché io reputo per certo storicamente, anzi mi spingo a dire storiograficamente, è ormai dimostrato anche grazie ai libri di molti interpreti di questa drammatica pagina della storia criminale italiana, che Vanacore il corpo lo scoprì prima degli altri. Poi il perché lo scoprì, il come lo scoprì, quale fu la sua condotta esattamente ricostruita dopo e prima, questo invece è ancora avvolto in parte nella nebbia, però fa parte di una catena causale autonoma rispetto a quella che condusse alla morte della povera Simonetta. Ecco, io questo è un punto di vista molto radicato in me, però se tu diciamo hai delle riserve rispetto a questa conclusione in punto storico, secondo me è bene che tu le svolga, perché sennò poi tutti i discorsi successivi, a mio parere, rischiano di naufragare, no? Va bene, cioè se tu hai un argomento solido contro questa cosa, è bene che lo svolgi, ecco. Scusa se mi sono permesso così di aprire una dialettica, che secondo me è solo positiva, però mi permetto no, nel massimo rispetto. Assolutamente, no, non c'è problema. Il problema fondamentale è parlare dei buchi, dei presunti buchi negli alibi di Vanacore, quello pomeridiano, quello serale, è abbastanza complicato, nel senso che bisognerebbe citare tantissimi atti. Io posso dire questo, che posso sospettare, ma sempre in forma dubitativa, non sono certo al 100% che Vanacore abbia scoperto il corpo. E tutto quello che è successo nell'indagine antecedente anche al processo per me non ha dimostrato inequivocabilmente che Vanacore quel corpo lo abbia scoperto. Tra l'altro storicamente qual è il tuo punto di vista? Sì, sono d'accordo con te, ma qual è il punto di vista storicamente secondo te? Lascia stare quello che il processo ha potuto per tante vicende dimostrare o meno, l'ultima al suicidio di Vanacore, No, certo, sì. Ma storicamente, secondo te è dubbia questa cosa? Storicamente, io per come intendo la storia, no? La storia è una serie di fatti documentati, certificati, insomma, ricostruiti cronologicamente, qui di documentato non c'è niente. Ci sono congetture appese a nulla. No, come? No, adesso però, questo apprezzo molto quello che tu faccia. Adesso ti dico le quattro risultanze. Ah, prego, sì, siamo... sì. No, ma questo per avviare sempre una positiva. Certo, no, ma io non c'ho niente, sono contento. No, ma perché poi ovviamente tu hai, secondo me, una grande ragione, fai bene a dirlo, non è provato processualmente, cioè non c'è la forza del giudicato su questa cosa che sto per dire, Questo è vero che non c'è, hai ragione da vendere su questa tua affermazione.
Io però mi permetto di aggiungere un corollario dal punto di vista ancora giudiziario, prima di dire le quattro cose storiche messe tutte in fila, sì. e cioè che non poteva essere provato, perché nel processo a Raniero Busco l'argomentazione processuale di fondo che la Calò doveva condurre era riferita alla responsabilità penale dello stesso Raniero Busco, quindi lei non aveva l'onere di dimostrare ai fini della colpevolezza dell'imputato questa sequenza causale. E che questo ragionamento sia vero lo dimostra proprio la sentenza di Corte d'Appello, che nel momento in cui assolve Raniero Busco, e poi sarà confermata in Cassazione, però lascia quei famosi 5 obiter dicta con cui si conclude la sentenza di merito, che sono degli obiter dicta che De Cataldo sta dicendo sono quelli dai quali bisognerà ripartire per ricostruire il tema della responsabilità penale sulla prima catena causale. Quello si capisce bene che lo sta dicendo. Ovviamente io sono il primo come te a dire che non ha la forza dell'accertamento del giudicato quell'aspetto. Ora però, abbandonato il piano giudiziario, che tu hai ragione nel dire che non è dimostrato, io però credo di aver ragione nell'affermare che non è dimostrato per ragioni evidenti, cioè per ragioni che nascono dalla logica del processo, per come dire, ma non mi attardo su questo aspetto perché è un aspetto anche di carattere tecnico. Certo. Passiamo a quello storico, alla dimensione cosiddetta storica. La dimensione storica ci consegna quattro dati, a mio parere accertati, che sono frutto di risultanze. Il primo, la condotta della moglie di Vanacore nella serata quando sopraggiunge il drappello degli scopritori. Quello è un indice preciso di una grossa problematicità nel far accedere le persone in quell'appartamento. Ora, si può dire in mille modi che si tratti di un aspetto intuitivo, di carattere reattivo, psicodinamico, dettato dal panico, meramente protettivo in termini istintuali, si può dire quello che si vuole. Però è un fatto oggettivo che lei combina una confusione notevole di fronte alle forze dell'ordine che vogliono entrare dentro l'appartamento. Questo è un dato storico accertato, dimostrato da una plurima, diciamo così, da un plurimo apporto testimoniale e di cui non si è mai dubitato. Lei addirittura arriva a nascondere dietro la schiena le chiavi. Sì, quindi. Questo, che lì ci sia qualcosa che non quadra sul rapporto tra chiavi e diciamo apertura dell'appartamento la sera, questo è dimostrato proprio a qualunque livello. Però poi consentimi di dire, prima di passare al prossimo punto, così cerchiamo di rimanere agganciati, che in un certo senso è merito della De Luca se il corpo viene scoperto, perché quando Volponi inizialmente entra nell'appartamento e dà un'occhiata abbastanza vaga, è la De Luca che dice guarda che questo appartamento è grande, perché lei lo puliva, effettuava le pulizie all'interno e lo invita a guardare un po' meglio. Bene, sono particolarmente felice che tu abbia parlato di questo aspetto, perché è uno degli aspetti più controversi. Esatto. È vero, hai ragione, ma è controverso da qualunque angolazione la si veda. Vedi com'è difficile, no? Guarda, non è così difficile invece, perché questo è un atteggiamento psicologicamente complesso da spiegare, hai ragione anche su questo. Ma non è un aspetto incoerente in termini generali, anzi, a mio parere, si può piegare sia nell'ottica assolutamente innocentista, sia nell'ottica di chi invece qualche cosa sa. E anzi, io ti direi che me lo sono sempre spiegato quell'aspetto. Perché? Perché adesso però stiamo andando nei rivoli dei dettagli, però lo facciamo a beneficio di tutti, perché credo che questa questione sia stata trattata anche in questa trasmissione molto poco. Qual è a mio giudizio il tassello che spiega questa sua particolarissima condotta? Ed è questo: la De Luca non è mai stata nell'appartamento prima di quel momento, però ha ricevuto una qualche consegna dal marito, cioè il marito ha detto alla Peppa che qualcosa è accaduto e le ha dato qualche tipo di istruzioni sul modo in cui gestire l'accesso dei terzi e le chiavi. Infatti le chiavi ce l'ha lei, questo è un dato oggettivo. Quando poi lei, vistasi costretta da forza maggiore a consentire l'accesso a tutte queste persone nell'appartamento, capisce però che di fatto, si potrebbe dire paradossalmente, non è stato visto niente, e qui bisognerebbe farsi molte domande su quella prima incursione, diciamo, no? Molto sommaria, quasi negazionista, ma questo ne parleremo in un'altra puntata magari, però...
Secondo me è molto spiegabile che invece la Peppa a quel punto abbia un'istintiva propensione a dire: beh, guardate meglio. Cioè, questo non è affatto un indice di totale di essere totalmente all'oscuro che lì dentro ci sia un problema, e anzi, io ho tutte le ragioni per ritenere, sempre però storicamente, non giudiziariamente, che sapesse ben altro, cioè che la Peppa conoscesse, se non proprio il dato in sé, un elemento centrale di quella vicenda. E comunque, che le cose lì non siano tanto in linea col comportamento medio che ciascuno di noi terrebbe, lo dimostrerà la condotta della Peppa nel prosieguo degli accertamenti delle indagini della prima ora, perché è noto che a quel punto lei si muoverà in tutti i modi per coprire, cioè per cercare di sostenere la posizione processuale del marito. E qui voglio anche dire che non gliene farei mai una colpa, è talmente naturale come tipo di reazione e d'atteggiamento. Aggiungo che è addirittura più naturale del mondo se si considera che la Peppa sa che il marito non l'ha uccisa Simonetta Cesaroni, ma che però ha una intercapedine di responsabilità non altrettanto grave di quella omicidiaria, ma certamente rilevante. Ora però non pretendo di dire che questa mia spiegazione non affondi in uno psicologismo, cioè tu hai ragione, non lo sapremo mai perché la Peppa ha questo strano comportamento di contorno, cioè quello che la spinge a dire: beh, guardate bene, controllate meglio, perché sì, lì intanto, qualcosa c'è. Intanto hai ragione nel dire che è un fatto, no, è un fatto, sì, però mi permetto di soggiungere che è un fatto che non dimostra assolutamente nulla nella dimensione del il fatto che lei non sappia niente di quell'appartamento, tanto cioè è vero che, scusami, questo fatto accade dopo l'altro fatto, quello accertato, oggetto di tante dichiarazioni, cioè quel suo atteggiamento clamorosamente reticente e soprattutto proprio di ostacolo nella consegna delle chiavi, che è un atteggiamento totalmente istintivo, perché nessuno a quel punto penserebbe mai di poter concretamente ostacolare l'ingresso delle forze dell'ordine dell'appartamento, però lei quell'atteggiamento ce l'ha. E allora quell'atteggiamento deve avere una qualche spiegazione. E quindi, per concludere su questo primo punto, per non annoiare troppo e passare ai successivi, vorrei dire: è secondo me molto difficile spiegare questo primo suo comportamento altrettanto dimostrato, dicendo che lei è all'oscuro di tutto. Perché mai, addirittura di fronte alla divisa, non dovrebbe consegnare le chiavi con la massima sollecitudine se non sa proprio nulla? Voglio dire, passiamo pure sull'empatia, sui problemi così di una sorta di riservatezza inappropriata che certi tipi di portieri possono maturare nell'esperienza di vita, però quella condotta proprio non si spiega, se non nell'istintiva reazione di chi vuole quantomeno guadagnare tempo, e qui però parleremo magari, no, in altre puntate di questa vicenda. Se mi è permesso, passerei al secondo elemento, che poi è quello più importante, cioè quello su cui tu ti sei dilungato secondo me molto bene, però sul quale dobbiamo intenderci, che sono le telefonate a Tarano. Ora, adesso, io posso pensare tutto, no? Naturalmente in termini di economia giudiziaria potrei provare a dire che le telefonate a Tarano in realtà sono del giorno dopo. Ma perché no provare a dirlo? Però troppi sono gli elementi logici, gli elementi dichiarativi che convergono all'interno, in termini di logica intrinseca, perché quelle telefonate giungano nella stessa giornata della morte di Simonetta. E adesso non sta a me dirle, perché queste poi tutto sommato Catalano De Cataldo le spiega nella sentenza. Comunque io le dico intuitivamente: intanto non si spiegherebbe l'urgenza della ricerca del Dominus, dell'appartamento e dell'AIAG il giorno dopo la vicenda, specialmente in un'ora così tarda, perché insomma pensare che ci sia un'urgenza nel ritrovarlo il giorno dopo, in un'ora così tarda, è particolarmente illogico da un punto di vista proprio, come dire, generale. Secondo, non spiegherebbe chi diavolo è che fa la telefonata il giorno dopo, perché lì veramente non avrebbe alcun senso, perché il giorno dopo l'appartamento è oggetto di plurimi accertamenti, o comunque lasciamo perdere sulla qualità di questi accertamenti, però indubbiamente è ormai un luogo di un delitto conclamato. Quindi si dovrebbe trattare in termini totalmente ipotetici di una persona che fa quella chiamata appartenendo all'AIAG, quelli dell'ostello, lo farebbe il giorno dopo senza un apparente motivo, con notevole urgenza, reiterando la telefonata e evidentemente da un altro luogo. Insomma, sono proprio refrattario ad accettarlo in punto di logica, però uno mi si potrà dire: non puoi escluderlo, va bene. Allora però passo agli altri argomenti, quelli dichiarativi.
tutte, quasi tutte le fonti dichiarative, pur non essendo matematicamente certe, per l'ovvia ragione che c'è un problema di intervallo temporale, in alcuni casi molto vasto, tra il momento dell'apporto dichiarativo e il momento del compimento della condotta, però insomma sono tutti concordi nello spiegare che si trattò di quella giornata. Poi si discute sulle ore, probabilmente ne discuteremo per sempre, sulle ore esatte di quella telefonata. Igor sa benissimo, nel libro ne parla, e questo è un tema veramente scivoloso e complesso, però non sul giorno, signori, l'apporto dichiarativo è tendenzialmente convergente. E poi ci sono tutti gli elementi esterni che comprovano questa vicenda, cioè tutti quegli elementi che complottano, convergono verso l'idea che qualcuno, e segnatamente Vanacore, abbia effettivamente scoperto il cadavere prima della scoperta cosiddetta ufficiale della serata. E ovviamente tutti questi indizi convergono verso l'idea che il telefonista di Talano sia lui, perché è questo il tema che secondo me viene colto bene ante litteram, cioè già negli anni 90, perché in effetti c'è una concordia totale, perché altrimenti se uno poi deve negare che ci sia stata una scoperta preliminare, poi deve cominciare a darsi una serie di spiegazioni laterali che secondo me diventano letteralmente impossibili. Cioè, ovviamente si può fare tutto, ma diventa proprio inverosimile cominciare a spiegarsi il motivo per il quale cominciano a girare telefonate non chiare per tutto il tardo pomeriggio tra le persone variamente legate all'AIAC, e poi non si spiega neanche l'atteggiamento di Volponi nella serata del giorno del ritrovamento. Cioè, quello proprio è un atteggiamento che è particolarmente difficile da spiegare in ogni modo, no? Comincia fin dal tardo pomeriggio e si esaurisce proprio al momento tragico in cui lui scopre, o comunque fa un primo scoprimento mancato e poi realizza lo scoprimento vero e proprio nell'appartamento di Via Poma. Ma altre e molte davvero sarebbero le risultanze che ci dicono che quella telefonata avvenne quel giorno, ma vogliamo anche passarci sopra e vogliamo dire che ce ne sono altri di elementi che convergono verso l'idea che Vanacore sia stato il ritrovatore. Beh, mi si perdoni, dico una cosa alla palissiana per terza, però insomma il suicidio di Vanacore si spiega in questa logica qui, perché Vanacore, al di là delle conoscenze processual penalistiche che poteva avere, che gli potevano essere suggerite sulla facoltà di non rispondere, era veramente in una posizione molto difficile in quel momento. Questo lo dico quasi con una sorta di simpateticità verso di lui, perché insomma questo è un caso di portata e rilievo nazionale su cui c'è un'attenzione anche critica gigantesca, e c'è un magistrato della Repubblica, la Calò, che ha cominciato a costruire, secondo me in modo più che buono, la ricostruzione reale dei fatti della seconda catena causale. Vanacore si trova alle strette, specialmente se sospetta che qualcosa degli atti della catena causale avviatasi con la sua scoperta prematura si è aggiunta alla conoscenza diretta della Calò. Se questo fosse accaduto, e noi sappiamo, parliamoci chiaro, sospettiamo via che sia accaduto, è evidente che Vanacore, altro che di possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, certo che giuridicamente ce l'ha, pur essendo stato un indagato in precedenza, però un dato certo c'è, cioè è in una difficoltà logica comportamentale gigantesca, e quindi a me, io lo dico veramente con un elemento quasi simpatetico, cioè mi torna spiegabile la sua condotta autolesiva che conclude la sua vita, perché cioè, insomma, era veramente senza via d'uscita, perché se uno degli atti della catena causale da lui avviato si era realizzato e lui aveva avuto contezza che la Calò di questo sapesse, e ne sapesse attraverso un apporto dichiarativo di qualcuno, ebbene la condizione era disperata, presentarsi sul banco dei testimoni, non degli indagati, degli imputati, e dire che lui non si avvaleva della facoltà di non rispondere sarebbe stata drammatica. A parte il fatto che poi avvalersi della facoltà di non rispondere è piuttosto difficile, perché lui lì è testimone, è vero che fu preindagato e che rischia l'incriminazione, però oggettivamente lui lì viene chiamato come testimone e probabilmente ha contro un apporto dichiarativo che non può non dipendere dalla catena causale che lui aveva avviato in via autonoma e separata rispetto a quella della morte della Cesarone. Insomma,
ce ne sarebbe tantissimo già così, ma c'è il quarto punto che secondo me suggella definitivamente il dato, cioè che Vanagore in tutta la sua tragica vicenda esistenziale nel momento delle prime indagini ha una condotta che è del tutto inspiegabile, se non così, cioè lui effettivamente ce l'ha qualcosa da nascondere. Vedere le dichiarazioni sul duplice giro del Ferramenta, vedere le ambiguità di tante posizioni da lui assunte e addirittura anche confermate o addirittura affermate prima facie dalla Peppa, cioè è in una posizione talmente inspiegabile dal punto di vista processuale quando lui è indagato in modo serio e drammatico, che la sua condotta, diciamo, immediatamente successiva alla scoperta del delitto si può spiegare soltanto così, come di uno che la s'allunga, che ha qualche scheletro nell'armadio rispetto alla vicenda, ma che non è l'autore del delitto. Ora, a me sembra che questi quattro pilastri, cioè, su questo punto ci diano delle rassicuranti convinzioni. Ora, e concludo, se noi retrocediamo di fronte a convinzioni che ormai hanno, non voglio dire un tenore granitico, ma insomma comunque hanno un ragionevole grado di certezza e di validità, secondo me noi non facciamo oggi un buon servizio a questa drammatica storia che è arata da tanti insuccessi, tu l'hai detto benissimo prima. Quindi se noi adesso aggiungiamo dubbi a dubbi, e già i dubbi sono tantissimi, non è detto che facciamo un gran bene nell'avanzamento della storia. A mio modesto modo di dire le cose, è meglio dire con certezza logica e storica, ma non giudiziaria, per carità, ti torno a dare ragione, che Vanagore sì, scoprì il corpo di Simonetta Cesaroni prima degli altri e sì, avviò una catena causale, seppur modesta, che non si sa neanche bene a che cosa fosse preordinata, se non ad avvertire quantomeno Caracciolo di Sarno, ma che aveva una grande funzione, che ha avuto purtroppo una funzione sinistra perturbativa sull'accertamento della verità. Ecco, io questo lo metterei nel paniere delle cose di cui ci sentiamo ragionevolmente sicuri. Bene, è stata molto interessante come confronto, perché poi insomma due giuristi che si confrontano, no, sul senso delle affermazioni, dei documenti, dei riscontri pochi che sono stati fatti, ma che comunque sono stati fatti, beh, insomma, è estremamente interessante. D'altra parte siamo nel cuore del problema, perché se dovessimo avere la certezza di quanto sostiene Daniele Piccione, e che comunque, insomma, no, da quello che so, perché ci siamo confrontati svariate volte, insomma, anche se con qualche difficoltà, pensa Luca, anche io ho delle difficoltà a dire questa è la verità, ma concordo con Daniele che lo sforzo che Cavallone, soprattutto Cavallone e poi la Calò in seconda battuta hanno tentato di fare, beh, insomma, è encomiabile, per quanto rimanga una congettura, beh, insomma, è una congettura che almeno spiega un bel po' di cose, come Daniele ha in qualche modo dimostrato. Ecco, questo è Via Poma, benvenuto Palla. Cioè, quando poi si entra dentro ma assolutamente questi argomenti, beh, insomma, c'è la necessità di posso dire due cose su sì, poi non so sentito. Se Luca vuole rispondere, perché ma magari, ecco, diamoci un tempo. Io ci terrei perché ho tolto troppo tempo a Luca. Certo, no, ma tolto anche io. Dico sì, mi prendo 5 minuti. Diamoci un tempo, cioè, sì, insomma, stiamo sfiorando le 3 ore. Allora direi che a mezzanotte e mezza cerchiamo di chiudere. Torneremo a parlarne, perché è estremamente interessante questo confronto che c'è stato questa sera, almeno a me è interessato moltissimo, però voglio anche ascoltare Luca.
Allora, io posso dire questo, posso citare un esempio che per me è paradigmatico. E poi chiudi tu, Luca, ecco, ok. Vai, vai Luca, scusa. Allora, io posso citare un esempio che è paradigmatico di quello che si può dire e si può anche pensare e non pensare in relazione a singoli fatti o a fatti concatenati. Questo libro nasceva da un paragrafo che poi è diventato un capitolo che nessuno di voi ha mai letto per intero, per fortuna, infatti consta di 73 pagine attualmente, che si intitola L'uomo col fagotto. Forse libro... l'ho letto io. Sì, tu l'hai letto. Ovviamente io poi ho riassunto tutte le parti che non erano utili o che quantomeno si mostravano un po' inclini alla congettura. Ecco, l'uomo col fagotto è un fatto che io ritengo paradigmatico di Via Poma e che molti associano a una testimonianza, se non altro dubbia, di Giuseppa De Luca. E in effetti io, nell'analizzare storicamente quello che è stato detto, sono andato a prendere tutte le intercettazioni, sono andato a sottolineare tutte le discrasie, come l'uomo col fagotto diventa biondo, come perde l'altezza, come la camicia diventa uno spolverino e quant'altro. Ma alla fine della fiera, come si dice in gergo, c'è un episodio che io ritengo drammatico e spero che non sia vero, che la De Luca racconta il 29 dicembre 2004 e che credo possa rispondere a tutto quello che finora è stato detto, per dire come poi un dettaglio cambia la percezione di un fatto. La De Luca il 29 dicembre 2004 è stata interrogata a Taranto da un pubblico ministero delegato da Roberto Cavallone, che si chiamava Matteo Di Giorgio. Ed è un interrogatorio molto importante, intanto perché che non è che conoscesse molto il Matteo Di Giorgio le cose, esatto. Però aveva le domande, no, gli erano arrivate era, le domande. Esatto, era assistito anche da, se non sbaglio, dal maresciallo dai carabinieri dell'autorità giudiziaria, insomma. Esatto, era, mi pare che ci fosse il maresciallo Lefons nello specifico e forse qualche altro maresciallo, quindi comunque era assistito da alcuni agenti di quella sezione. A un certo punto Giuseppa De Luca dice una cosa interessantissima, che però credo nessuno abbia colto nella sua interezza. Racconta di come durante quel pomeriggio Mimma Grimaldi andò in bagno, un fatto normale. L'altra portiera, o meglio l'altra moglie, la moglie dell'altro portiere, Nicolino Grimaldi, che aveva questo bambino piccolo di 3 anni, Giuseppe, va in bagno. Poi lei, nel raccontare il fatto, cita la sua attenzione nei confronti di questo bambino, che era molto vivace, il fatto che lei fosse girata, e sembra fare riferimento proprio al momento in cui, naturalmente è un po' congetturale perché non lo dice con chiarezza, ma sembra proprio lasciare intendere questo, nel momento in cui lei era girata passa questo uomo col fagotto, che lei poi nel rigirarsi nuovamente vede solamente di spalle. Tant'è che se guardiamo anche la disposizione della, diciamo, di quello che era il cortile di Via Poma, capiamo che anche il riferimento al mancato avvistamento dei mocassini, che lei ascrive a forza, ma non all'uomo col fagotto, sembrano ragionevoli, cioè sembra che lei racconti una storia totalmente diversa e anche in qualche modo verosimile. Cioè lei era con quest'altra portiera, o meglio con la moglie dell'altro portiere, quando l'altra si allontana, guarda caso, lei, dovendo badare al bambino, si vede passare questa figura che riesce a vedere solo di spalle. Se fosse vero, non solo andrebbe a ribaltare tutto quello che io ho cercato di analizzare con tanta fatica e con quelle intercettazioni, tra l'altro a volte in forma riassuntiva, ma ci darebbe una verità ad oggi molto scomoda per la maggior parte degli appassionati di Via Poma, e cioè che questa persona è uscita quando Mimma Grimaldi era in bagno perché aveva necessità di abbandonare il palazzo, perché non era un territoriale. E se è così, questa persona per me non verrà mai identificata.
Questo per dire. C'è anche una doppia lettura, però, Luca. No, cioè, certo. Nel senso che questa ovviamente. La lettura che do io, è chiaro. C'è un'altra lettura, e cioè che la De Luca, guarda caso, vede uscire questa persona quando l'altra, che non è mai stata interrogata, la signora. O almeno Luna, lo sappiamo. O almeno lo sappiamo. Certo. Sì, però, insomma, da quello che sappiamo, non è stata interrogata. Non c'è, no? E quindi non c'è un altro testimone, quindi c'è una doppia lettura. Sì, sì, no, infatti non è univoca, non è però univoca. Per dire quanto poi queste analisi si dimostrino fallaci, lo dico contro il mio interesse, no? Io certo. Ho passato tanto tempo ad analizzare l'uomo col fagotto, no? A cercare tutti gli atti di riferimento, le intercettazioni, gli interrogatori, le informative, tutto. Eppure arriva questa cosa che, letta in un certo modo, cambia tutto. Via Poma è questo. Ora, è vero quello che dice Daniele sulla questione, qui cerco di essere molto sintetico, degli alibi, diciamo, dei buchi pomeridiani. È vero che Vanacore, interpretando gli atti in una certa maniera, potrebbe aver avuto un buco pomeridiano nell'alibi. Il buco serale è sensibilmente più probabile. Ma è anche vero che questi buchi non necessariamente sono riconducibili al ritrovamento del corpo, e non parlo solo dal punto di vista giuridico, ma anche logico. Il fatto che lui sia andato due volte al ferramenta, cioè che si sia recato due volte presso l'esercizio di Mario De Arcangelis, sono stato io a scriverlo per la prima volta. Nei libri non c'era questa cosa. Io ho ripreso il fatto da capo, poi naturalmente con l'assistenza di Igor, e l'ho raccontato. Quindi non sto dicendo una cosa per sostenere l'innocenza o altro. Il problema è che queste, come dire, queste defaillance da parte di Vanacore sono anche molto stravaganti. Non solo c'è il doppio giro dal ferramenta, c'è anche la questione del... mica tanto stravaganti. Sono inspiegabili se non c'è quello che dice Daniele, però. Luca, ma non c'è, cioè, solo quello, c'è anche l'annaffiamento delle aiuole che scompare, ci sono tante cose. Scompare. Ma perché non direbbe una cosa a suo favore, che lo tirerebbe fuori dal crepaccio dove sei infilato? Beh, Luca, ragiono è chiaro, su è chiaro. No, ma l'ho scritto io, l'ho scritto io per tutta questa cosa. Appunto, sono sorpreso, cioè, di questa posizione da avvocato del diavolo, cioè, capisco no, bene. No. Non voglio mica crocifiggere Vanacore, figurarsi. No, sto dicendo che però... È una vittima tragica di questa vita. Però se tu hai letto il libro, non so se hai avuto modo di leggere il libro, nelle tre teorie sul pomeriggio di Vanacore ce n'è una, che è quella che si rifà a un verbale molto noto, quello del 13 agosto di Nicolino Grimaldi, secondo cui Vanacore un buco non ce l'ha. Cioè, se noi diamo retta a quel racconto, naturalmente è un racconto un po' semplicistico, è vero, l'ho scritto io, quindi non vado contro il mio interesse. Certo che l'hai scritto tu, però c'è un verbale sommario, addirittura quelli finiscono per prendere un verbario sommario su una cosa decisiva. Vabbè, ma l'unico verbale in forma integrale del 90 è quello di Volponi, che tra l'altro è pure verbalizzato male, che a un certo punto interviene Luca Volponi, manco lo scrivono, cioè, voglio dire, di che parliamo? Purtroppo no, è così. Voglio dire, per confutare, che però... Quella tesi sul mancato buco nell'alibi di Vanacore si appoggia su un verbale sommario, che quindi è di per sé laconico, no? Giusta la sua natura. No, sicuramente, ma anche il fatto che Catalani contesti che nel primo verbale, quello del 9 agosto, Grimaldi non abbia detto, non abbia riferito una determinata circostanza, è anche quello è, come dire, suscettibile, se non altro, di un'interpretazione eterogenea. Magari non gliel'hanno chiesto, magari non l'hanno verbalizzato. Questi non hanno verbalizzato l'alibi di mezzo mondo. Il 23 agosto non sapevano ancora l'alibi di Bizzocchi. Vabbè, questo ci porta a muovere delle critiche pure ragionevoli, pure condivisibili. Però non toglie che la posizione di Vanacore, dal punto di vista generale, rispetto al ritrovamento del cadavere, è proprio disperata. Sicuramente Vanacore, ma sicuramente... Come diavolo si fa a pensare che non abbia saputo niente mai? La condotta della moglie, la condotta processuale, addirittura purtroppo il suicidio. Lo sappiamo che ci sono state dichiarazioni, che l'aspettavano al varco sul banco dei testimoni.
Sì, no, sicuramente. Diciamo che però si beccava falsa testimonianza lì, come minimo, eh. Secondo me si beccava pure qualcos'altro, però lì si prendeva falsa testimonianza. Ma sì, però lì parliamo di 20 anni dopo, chiaramente. Io posso dire questo: Vanacore sicuramente ha reso delle dichiarazioni molto particolari, soprattutto il 9, il 10 agosto, ma anche il 12. In tutto ciò c'è una lacuna fondamentale, e io là poi dovrei spiegare anche tutti i passaggi, abbastanza lungo, quindi ecco, per ora non lo facciamo. Uno dei passaggi fondamentali, però fammi citare almeno questo, è che la De Luca ha le chiavi sbagliate. Come lo spieghiamo questo? Quando loro ricostruiscono la seconda catena causale, ho moltissimi modi per spiegarlo. No, questo si può spiegare in tanti modi, Luca. Là, lo sai meglio di me che si può spiegare in veramente in decine di modi. Cioè, loro dicono, e questo lo sapeva pure la Calò, questo lo sa bene la Calò. Lascia perdere, tu hai detto una cosa preziosissima, cioè che la Calò doveva dimostrare processualmente che la porta era socchiusa. Ma certo, perché lì si sarebbe raggiunta la prova che la seconda catena causale autonoma rafforzava, diciamo, l'impianto accusatorio su Busco. Sì. Però non è quella l'unica spiegazione, eh? No, non è solo quella, assolutamente. Però scusami, quando Vanacore e Giuseppa De Luca si rincontrano, quando la De Luca sale e va da Vanacore a casa di Cesare Valle, perché non si scambiano le chiavi se loro avevano un doppio mazzo? Come? Perché la De Luca ha le chiavi sbagliate? Ma ci sono decine di spiegazioni. La cosa centrale che bisogna spiegare è che la principale delle quali è che. Però un fatto. Ma che vuol dire? Ma è un atto mancato questo. Tu sai meglio di me, no? Che la dimostrazione degli atti non compiuti non vale quasi nulla, insomma, specie in un processo penale di questa complessità. Lì invece c'è da spiegare una condotta che è terrificante. Guarda che quella condotta della Peppa la sera è completamente inspiegabile se loro non sanno nulla. È completamente inspiegabile, da nessun punto non riesce a tenerla in nessun modo, ma proprio in punto di logica marginale. È per questo che la Calò batte durissimo su quello, anche se poi non le servirebbe più di tanto rispetto all'impostazione di Busco, no? Certo, ma perché? Perché quell'atteggiamento è proprio inspiegabile. Bada che quello lo fa verso la divisa, eh. Ora, tu dici quello successivo. Quello successivo, certo, ma quello è un atteggiamento incredibile. Come si può spiegare quell'atteggiamento? Se non che avesse avuto una precisa consegna dal marito. Torniamo sul tuo impianto. E allora perché diavolo uno avrebbe chiuso a quattro mandate quella porta? Ma allora, la chiusura a quattro mandate della porta, secondo me, presenta un elemento interessante, e forse ad oggi dovremmo ribadire che quell'atto è ascrivibile all'ultimo soggetto che è stato nell'appartamento, che non necessariamente è l'assassino. Su questo credo che siamo tutti concordi, cioè l'ultimo che è entrato, chiunque sia. No, perché spesso si sente dire l'assassino ha chiuso, anche su testate importanti. No, hai ragione, no? Luca. E questo è importante specificarlo. Però nel momento in cui tu, PM, mi dici, ascolta, il portierato ha due mazzi di chiavi. Vanacore ha utilizzato le chiavi che erano appese lì, riconosciute da Maria Luisa Sibilia. Ma che riconoscimento è? Io quel verbale lo farei leggere a tutti, un verbale incommentabile, dove addirittura... Lo conosciamo, hai ragione preciso, da vendere, ma non ti... No, ma proprio l'espressione, preciso circa molti mesi fa, è una cosa proprio che sembra uno scioglilingua. Ma la no, realtà, ma la realtà bravo, è che nessuno preso. Allora l'indagine Perfetto. Delle chiavi è lacunosa, perché non è vero quello che dice la Calò. Non è vero che loro hanno fatto un'indagine sulle chiavi. Sensi non l'hanno interrogato, Carboni non l'hanno interrogato, Labaldi. Luca, perdonami, c'è un'indagine sulle chiavi, ma è un'indagine che è fatta secondo quello che serve alla procura in quel momento. No, parlo del questa 21 agosto parlo del 21 ma agosto fa... No, quella vecchia, vabbè, certo, quella vecchia certo. È fatta da vecchia gestione. No, ho capito, però la procura. No, sì, ho capito, ma tu devi entrare nella logica in cui la procura deve dimostrare la colpevolezza di Busco. Ecco perché. Appunto, ma allora dimmi una cosa: loro hanno due mazzi di chiavi, giusto? Loro hanno due mazzi di chiavi. La Calò dice. Guarda, io
Sono totalmente adesivo con te. Guarda, io questa cosa dei mazzi di chiavi, di quale è quale, della targhetta, della cosiddetto il contrassegno giallo, eccetera, eccetera, quello io proprio lo lascio da parte, perché è totalmente allora vedi che ci sono delle lacune, lo vedi però. Ma io lo so che ci sono delle lacune, ma sono delle lacune perfettamente spiegabili. Quello che non è lacunoso, però, è il comportamento oggettivo, dimostrato, plurimamente asserito e chiarito da ogni lato, della Peppa la sera del ritrovamento. Quello mi dispiace, ma non è congetturale, eh. Non ci si riesce a spiegare. Comportamento strano, certo, no. Luca, ma non ci si riesce a spiegarlo quell'atteggiamento. Andiamo, è terrificante quel problema. Sì, sì, no, no, indubbiamente. Devo dire, ragazzi, dobbiamo chiudere, Sì, avete ragione. Sì, poi ci sarebbe anche Palla che vorrebbe dire qualcosa e i nostri ascoltatori che hanno fatto delle domande anche. Sì, no, io credo che lo dico prima che Palla parla, dobbiamo rifarne un'altra, perché altrimenti anche tutte le domande che tu volevi porre, purtroppo hai tirato fuori la questione della seconda catena causale, e lì tu sai che siamo proprio nel cuore di questo delitto, e quindi assolutamente è stato giusto, a mio avviso, questo confronto che c'è stato assolutamente con Luca, che secondo me ha davvero, no, tirato fuori tutto quello che c'è da, sì, sì. No, da un punto di vista e dall'altro, da una parte all'altra, certo. Allora io mi prendo 5 minuti per commentare, abbasserò chiaramente il livello della conversazione perché non sono un giurista e non neanche vagamente, quindi sicuramente il livello sarà basso, ma magari al pubblico in qualche modo piacerà. Allora, innanzitutto io ho sentito spesso da parte di entrambi parlare di verità giudiziaria. Io sono sempre un po' scettico su questo, nel senso che abbiamo letto, io sono un esperto di nessun caso tranne di uno, sicuramente non di Via Poma. L'unico caso che conosco bene, mi vanto di conoscerlo bene, è il caso di Meredith Kercher, e lì di verità nelle sentenze si leggono delle boiate. Se leggiamo la quarta sentenza di Firenze, nel caso di Meredith si leggono delle cose che sono agghiaccianti, quindi io mi piace sempre mettere in dubbio, no, anche le cose che si leggono nelle sentenze. Infatti fortunatamente la quinta sentenza cambia un po' tutto, ma in generale, e poi cito Meredith perché poi torna anche sul discorso che faremo alla fine, e quindi secondo me come poi dicevano entrambi, la seconda catena causale non è stata provata non solo a livello giuridico, ma probabilmente in assoluto. E infatti Daniele mi dà ragione alla fine quando parla di Volponi, spiega i comportamenti di Volponi, lo ha detto Daniele alla fine del suo quarto punto, ma Luca mi aveva detto no, perché Volponi non fa parte della seconda catena causale. Allora innanzitutto c'è un problema, perché ancora non è chiaro chi fa parte, chi non fa parte, perché per la Calò magari fa parte soltanto Vanacore e le chiamate, no? E di conseguenza la De Luca, però giustamente le telefonate notturne dell'AIAG, se ci sono state, ma soprattutto la logica farebbe sì che più persone fanno parte della seconda catena causale, perché se no, secondo me c'è un problema fondamentale, ovvero Vanacore trova il cadavere, benissimo, decide di chiamare e di non chiamare la polizia. Questa cosa ancora nessuno ha tentato neanche di provare a spiegarla, secondo me quello è un vulnus fondamentale, ma va bene. Chiama Macinati per parlare con Caracciolo, però succede che con Caracciolo non ci parla, perché Macinati non va da Caracciolo, e quindi lui mette giù il telefono e non ha risolto assolutamente nulla. A questo punto cosa fa Vanacore? Ha due strade davanti, logiche: o chiama la polizia o deve chiamare qualcun altro, perché la terza strada, che sarebbe quella della seconda catena causale, cioè cosa fa? Non faccio niente, chiudo la porta a chiave, che verosimilmente non ha trovato chiusa a chiave, ma ha trovato aperta, è una chiave che non ha particolarmente senso, così come non ha particolarmente senso che la moglie poi ritardi il ritrovamento del cadavere, perché è evidente che prima o poi il cadavere venga trovato, perché non stanno mettendo in piedi nulla per effettivamente fare qualcosa, stanno semplicemente ritardando l'inevitabile. Il comportamento della De Luca, che è stranissimo, ma secondo me è molto meno strano del comportamento di Volponi lungo tutta quella serata, da quando Paola va a citofonargli la prima volta a quando poi dice bastardo, bastardo, o comunque la famosa esclamazione, e per me è molto più strano, perché la De Luca si vede alle 11 e passa arrivare della gente che non conosce, che le chiede le chiavi di un ufficio di cui lei ha la responsabilità, e ci sta che all'inizio sia un pochettino
restia a darle. E comunque poi le dà, apre, ed è, come diceva giustamente Luca, lei che anzi incita a controllare meglio la casa. Poi è verosimilissimo ed è assolutamente possibile che Vanacore abbia trovato il cadavere prima. I suoi comportamenti però non sono allineati a quello che dice la Calò o quanto è stato riportato prima, perché avrebbe avuto senso che provasse a chiamare Caracciolo. Caracciolo non risponde o comunque non riesce a entrarci in contatto. A quel punto la logica fa sì che lui debba chiamare qualcun altro, perché sennò che chiuda la porta e dica boh, speriamo che nessuno si accorga che è sparita una ragazza di 20 anni, mi sembra francamente un po' complicato da spiegare. Per quanto riguarda gli alibi di Vanacore, è vero che ci sono dei buchi, sicuramente, ma qui ritorno a Meredith Kercher. Se noi pensiamo che Raffaele Sollecito, ragazzo di 20 anni, magari anche un po' più lucido di Vanacore, non si ricorda minimamente cosa fa la sera prima rispetto all'omicidio di Meredith Kercher, quando è indagato e quando ci sono all'apparenza delle prove granitiche contro di lui, e una settimana dopo dice davanti al PM: io quella sera sono uscito alle 18 da casa e sono andato in centro a Perugia, quando ci sono le telecamere e le celle telefoniche che mostrano dei movimenti completamente diversi. Secondo me ci sta anche che una persona sotto stress emotivo sull'alibi possa avere delle defiance, possa sbagliarsi, e nel caso di Vanacore la doppia, come Luca giustamente ha detto prima, cioè il doppio passaggio dal ferramenta, che non è che lo scagiona, però chiaramente gli occupa del tempo che lui prima non sa bene come occupare, è possibile anche che se lo sia dimenticato. Secondo me semplicemente non gli sia venuto in mente, o che in quel pomeriggio, chiaramente poi noi lo vediamo dopo che lui ha passato una serata particolarmente stressante perché c'è il ritrovamento del cadavere e tutto quanto, possa essersi confuso. Sul discorso dell'alibi serale, noi prendiamo anche alla lettera le parole di Cesare Valle, che all'epoca aveva 90 anni e che quindi ci può anche stare che sugli orari non fosse proprio, io ho un nonno di quell'età lì, ecco, se io gli chiedessi gli orari esatti della sua giornata, io dubito che abbia proprio tutto lucidissimo, per quanto Cesare Valle all'epoca fosse sul pezzo. Quindi comunque secondo me la seconda catena causale, per quanto, ripeto, a me come teoria piaccia e sia quantomeno possibile, continua ad avere delle grosse lacune, cioè per quanto mi riguarda. Chiudo, che non voglio andare oltre. Bene, io penso... Dimmi, Deborah. Almeno una domanda, perché veramente è una nostra spettatrice molto appassionata, Patrizia, e parla proprio di Volponi, fa proprio questa domanda. Ecco, sulla scoperta anticipata del delitto, nel libro si rende noto che la figlia di Bizzocchi aveva dichiarato che alle 20:30 del 7 agosto il padre aveva ricevuto presso lo Ionio Blu, dove era in vacanza, una telefonata da Volponi. Questo proverebbe che Volponi già alle 20:30 aveva avuto notizia del delitto, e inoltre che conosceva il recapito di Bizzocchi in Calabria? Luca, vai, perché è un po' complicato qua. È abbastanza complicato. No, per me non dimostra assolutamente. E beh, mica tanto complicato. perché è una testimonianza intanto che arriva a distanza di... 13-14 anni, 2004, mi ricordo 26 novembre 2004, così andando a memoria. E poi è una testimonianza che viene resa assieme alla madre, quindi c'è la madre e la figlia che testimoniano e che rendono un quadro abbastanza, sì, non, come dire, non proprio cristallino, però sugli orari appunto resi a distanza di tutti quegli anni, in assenza di ulteriori riscontri, chiaramente andrei cauto. L'unico dato interessante nell'ottica di voler ricostruire il fatto sempre sulla base delle testimonianze delle prime settimane è che in un orario simile, ma non è proprio lo stesso, il telefono di Salvatore Volponi risultò occupato, ma non era però non era lo stesso orario, purtroppo. Quindi siamo in un ambito così abbastanza congetturale, quindi per me non dimostra che Volponi abbia chiamato a bianco assolutamente. Rispondendo velocemente a prima, quello che ha detto Palla, per quanto riguarda la seconda catena causale, questo a riprova di quanto sia congetturale questa
catena, io ho una requisitoria riassuntiva di, dell'allora sostituto procuratore, oggi procuratore aggiunto, Ilaria Calò. Ilaria Calò riteneva, perché, per cui bisogna partire dal dato tecnico, che cos'è la seconda catena causale. Naturalmente è una catena che ha una causalità disancorata rispetto alla prima catena causale, che nell'ottica ricostruttiva del 2010, ma anzi del 2009 con rinvio a giudizio, riguardava Raniero Busco. La Calò riteneva che Vanacore avesse sicuramente tentato di contattare Caracciolo di Sarno e quindi parlato con Macinati, ma riteneva altresì che avesse contattato Carboni, esatto, senza trovarlo, perché si trovava, era appunto fuori Roma, al Circeo. Sì, sì, questo è... al Circeo. Poi avrebbe contattato, avrebbe tentato di contattare anche Bizocchi. E qui Bizocchi. Si capisce quanto congetturale. Che legame c'è tra Bizocchi e Vanacore? Dov'è la prova provata? Dov'è l'elemento indiziario? Allora, finché Carboni mi sta bene, perché Carboni chiamava Vanacore per fare queste opere di manutenzione, può darsi, ma poi lo conosceva, può darsi che Vanacore avesse il numero di Carboni, può darsi, ma la realtà è che è tutto congetturale, compresa la ricerca dell'agendina. Quando loro vanno a fare la perquisizione il 22 ottobre del 2008, la ricerca di questa agendina, non trovano niente, anche lì si parte dal nulla, quindi... Cioè anche l'agendina non è più, è congetturale? Ma l'agendina non la trovano. Dov'è l'agendina? Se l'agendina non la trovano, mostrata, quanti anni dopo? Luca, ma come non trova? Ma l'ho scritto io questo. Però spieghiamo, se non si capisce niente. Allora, loro vanno a casa di Vanacore il 22 ottobre del 2008 e ci vanno per un preciso motivo. Dopo vanno a cercare questa agendina rossa Lavazza, anche perché Cavallone, circa 4 anni dopo, non aveva trovato il sequestro, il decreto di sequestro. Quindi dove l'hanno sequestrato questa agendina? Non si sa. Loro hanno questa agendina restituita ai Cesaroni, i Cesaroni la ridanno, cioè la restituiscono agli inquirenti, e poi si perde del nulla. Non è vero. Non solo, non la fotocopiano nemmeno. Esatto, non è vero che l'agendina è stata restituita a Vanacore, è una congettura anche quella, perché quando vengono restituiti i reperti a Vanacore il 4 dicembre del 92 non c'è l'agendina, quindi o gliel'hanno restituita prima o non gliel'hanno mai restituita. Siamo d'accordo sul fatto che nel 2008 l'agendina... Ma scusa, qua c'è un problema proprio tecnico. Il fatto che non sia restituita a Vanacore non vuol dire che sia accertata che venne ritrovata lì. Queste sono due catene. No, ma chi l'ha mai detto? Infatti sto dicendo il contrario io. Sto dicendo l'agendina che loro vanno a cercare nel 22 ottobre del 2008, perché la vanno a cercare? Perché sperano che in quell'agendina ci siano i numeri di Caracciolo di Sarno. Esatto. E anche lì si trovano con un buco nell'acqua. Lo vogliamo dire o no? Scusa. Ora certo. Siamo d'accordo che dopo 18 anni l'agendina, avrebbe potuto gettarla via. Sì, ma la domanda principale è: ma l'agendina, lascia perdere la diramazione della catena causale, come diavolo c'è finita nella restituzione? Questo è il punto, perché è lì che si apre la catena causale. Io poi l'agendina siamo d'accordo, non è possibile, è possibile che l'agendina... Ma com'è possibile? Ma scusami, ma dai, è impossibile dire che è possibile, che è congetturale. Io peraltro allora, nei quattro pilastri non l'avevo neanche citata, perché sai, l'agendina presenta tante complessità, anche se oggettivamente è un bene ascrivibile pacificamente a Vanacore ed è altrettanto pacifico che sia stato ritrovato lì. Poi pacifico, è vero quello che tu... Allora, se noi dobbiamo citare come loro si presentano al processo, ci sarebbe, se non fosse una cosa tragica, ci sarebbe da ridere. Perché loro si presentano. Si presentano il 7 maggio del 2010. Flora De Angelis va a dire al processo in primo grado che l'agendina loro l'hanno trovata lì, vicino al telefono, insanguinato, e che quindi Vanacore aveva chiamato. Come? Il telefono di sangue A, di sangue di gruppo A, e Vanacore che aveva chiamato da quel telefono. Ma di cosa stiamo parlando? È chiaro che poi la Calò corregge il tiro, ma qui parliamo del nulla. Però è possibile che l'agendina sia stata sequestrata
vicino. Ma intanto perché le agendine, le altre agendine sono state fotocopiate, repertate, descritte e l'altra? Luca, dai, non facciamo, però non facciamo un altro, di questa trasmissione un'udienza, dai. Il problema voglio dire, l'agendina lì c'era. Questo è un problema di cui tu sei avveduto. Ma cosa dicono a scusami se ti interrompo. Cosa dicono a se hai letto il libro o se lo ricordi? Cosa dicono a Claudio Cesaroni? Ma cosa dicono a Claudio Cesaroni? Claudio Cesaroni viene interrogato assieme a Molinaro da Cavallone. Cosa dice Claudio Cesaroni a Cavallone? Che all'epoca gli agenti dissero: ci siamo sbagliati. Quando lui restituì, ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati? Cosa vuol dire? Luca, hai un problema logico se stai sostenendo quello che temo. Cioè, se tu stai provando a dire che non è certo che ci fosse l'agendina di Vanacore nell'appartamento, hai un problema gigante. Perché non è quello certo. Lo sappiamo tutti. No, perché quello è un dato certo che ci fosse l'agendina. Beh, se metti in discussione. Cioè, non sei d'accordo? No. Se pensi che l'agendina non ci fosse di Vanacore? No, io non dico che non ci fosse, dico che non è certo, non è un dato certo. Ma no, ma aspetta, però se cominciamo a parlare di certezza in termini matematici fisici, ma niente è certo nel processo, è una vicenda umana. L'agendina non viene descritta, non viene fotografata, niente. Vabbè, d'accordo. No, però se facciamo così, discutiamo in termini di è come un'udienza, dai, sappiamo. No, io dico, è possibile che ci fosse. Ma non però è possibile. Dai, ma come non è possibile? È certo. No, è che possibile, ho detto, è possibile. È possibile che ci fosse. È possibile, è certo. Invece sono vere le cose che dici dopo. Ma come fai a dire che non è vero? È confermato dal dato drammatico della riconsegna per errore. Questo peraltro dimostra quello che hai detto tu, della sciatteria inconcepibile che si è verificata in queste indagini. Tutto vero. Addirittura che poi dopo l'errore non si verbalizza nulla, non si fanno le copie, dice bene Igor, in tanti libri l'ha detto stasera pure. Però dire che l'agendina non fosse lì, cioè veramente fa a pugni con la logica minima. E allora come finirebbe restituita a Cesaroni? No, questo ti prego di spiegarmelo. Ma guarda, ci possono essere tante spiegazioni, come loro hanno perso dei reperti. Quale? Scusami, ma allora dimmi, dove sono le scarpe di Simonetta? No, non cambiamo argomento, rimaniamo sull'agendina. Se parliamo di cose logiche, perché non hanno comparato il tagliacarte con le ferite? Hanno sequestrato il perché è stato un errore, ma questi hanno fatto un sacco di errori, ma questo non si consente. Beh, questo è un errore drammatico, quello di non aver comparato il tagliacarte con le ferite, è un errore drammatico. Sì, cioè loro sequestrano il tagliacarte, non lo comparano e siamo qui ancora a dire l'anno del diritto. Luca, le conosco queste tecniche, sono tipiche del nostro tragico lavoro, non cambiamo argomento, il problema è l'agendina. Se tu vuoi dire che non è certo che l'agendina fu ritrovata nell'appartamento, hai grandissime difficoltà, perché poi peraltro l'agendina, lo sai, intuitivamente fu una delle cause dell'errore, perché diede l'idea, e chiaramente era un indizio, no? Era un indizio che quello fosse entrato. Certo. Lo sai meglio di me che allora bisogna farsi carico dell'agendina, non è che uno può dire che se non è dimostrato che fosse quella, che non c'era il numero dell'uno o dell'altro, l'agendina di Vanacore stava lì. Poi c'è gente che può raccontarti pure che l'aveva lasciata lì 3 giorni prima perché puliva, che il sangue non fosse questo. Certo. Però allora dobbiamo dirlo che l'agendina di Vanacore stava lì. Indovina per che cosa complotta, diciamo, questo dato oggettivo? Complotta per il fatto che Vanacore entrò e usò l'agendina a qualche fine, tendenzialmente per fare qualche telefonata. Sì, che poi è come loro si presentano. Sì. Sì, Luca, anche perché Daniele sta dicendo una cosa che, insomma, in qualche modo sulla quale ho pensato davvero, no, per 30 anni, cioè per 33 anni. Cioè, allora, questa agendina, no, sta con le cose di Simonetta, che noi sappiamo vengono sequestrate a partire da quella stessa sera. Sì. Mentre invece i sequestri nei confronti di Vanacore iniziano il 10. Anzi, in verità, adesso non ricordo la data precisa, ma iniziano il giorno dopo, l'11. Cioè lì
cominciano a fare dei sequestri, no? Per la verità l'11. L'11 mi sembra, sì, l'11. Ora, la storia di questa agendina sembra maledettamente legata a quella dei reperti sequestrati l'8. Ora, l'unica obiezione seria che si può dire è che hanno fatto un casino, ma è una obiezione, diciamo, questa volta davvero congetturale, no? Perché no, ma dai, no. Siccome hanno fatto il casino con le scarpe, l'hanno fatto pure con l'agendina. Io francamente, no, non riesco a credere che l'agendina sia finita con tutte le carte di Simonetta. E poi non solo le carte, anche le poche cose che aveva, no? E che poi appunto hanno, che aveva dentro la borsetta, e che poi hanno in qualche modo restituito, come tu sai. Ma non è l'unica obiezione, c'è un'altra obiezione abbastanza valida secondo me. Perché loro fotografano e repertano le agendine di Simonetta e quella di Vanacore no? Perché forse non era lì. Questa è un'obiezione, è un'obiezione seria, cosa? Che sicuramente no, è scusa. Molto più... Allora, in quella... No, cosa, facciamo... qual è questa obiezione? Allora, loro fotografano... Perché non l'hanno fotografata? Repertano e fotografano le agendine di Simonetta, ma quella di Vanacore no, perché? Ma in che senso? Ma scusa, per come miliardi di ragioni, poi... ma scusami, ma cioè tu che fai, appoggi rispetto a un possibile, nella migliore delle ipotesi, errore da parte degli inquirenti, un dato storicamente non negato da nessuno. Addirittura Vanacore, guarda che la difesa di Vanacore non ha mai tentato di dire che l'agendina non fosse stata trovata lì. Ma la difesa di Vanacore non aveva motivo di dirlo, perché non hanno un decreto di sequestro, era tutto appeso alle congetture assurde. Luca, no, è vero, ma scusami, Luca, allora lì ci sono tre agendine, due guardati, sono di Simonetta. Guardati i dati del 90, gli elementi in base ai quali lui viene sottoposto a provvedimento di restrizione della libertà personale poggiano anche sul ritrovamento della sua agendina. Allora, loro hanno... Lì ci sono tre agendine, due sono di Simonetta e una di Vanacore. Sì, ho capito. E allora mi devi spiegare perché quelle di Simonetta vengono sequestrate, sfotografate, depestate, e quella di Vanacore no. No, qui c'ho 3.000 spiegazioni, tutte logiche. La prima è questa, che loro intendendosi coloro i quali procedono alla repertazione in loco, riescono a fare una valutazione e distinguono, in quel caso specifico, pur avendo trovato le agendine nello stesso posto, ciò che è di qualcuno e ciò che è di un altro. E sulle prime pensano anche che quella agendina non sia della vittima, come è logico, no? Perché certo. Controllano i numeri, vedono, e quindi non l'hanno fotografato e Vanacore non era indagato, perché Vanacore era ancora considerato un collaboratore potenziale. Ma anzi, la possono aver presa per un'agendina di un qualunque dipendente dell'AIAG ritrovata sul luogo del delitto, come poteva esserci, quindi è ovvio che non gli diano l'attenzione, mentre invece l'agendina della vittima è importante. Indoviniamo perché? Perché sulle prime loro sperano, puntano che dall'agendina della vittima possa venire fuori qualcosa, e a mio parere era totalmente logico nelle prime ore pensarlo. Ma comunque, anche se non fosse questa la verità, questo sì che è psicologismo addirittura a carico degli inquirenti. Cioè, quello che proprio è implausibile è sostenere che l'agendina non stesse lì. No, questo, scusami Luca, non possiamo dire proprio tutto. Va bene le cose che sono state dette prima, che non bisogna essere, come dire, fideistici rispetto alla verità giudiziaria, ma quanto che esistono gli errori giudiziari. Però ricordiamoci sempre, perché la verità giudiziaria ha una sua forza, non voglio dire che sia intangibile, però una sua forza ce l'ha. Perché quella si crea sul pieno contraddittorio integrale tra le parti, e quindi è il massimo del punto d'osservazione che si possa avere. Questo però non è negabile oggettivamente, no? Poi dopodiché non vuol dire che uno deve essere fideisticamente legato a quello, però adesso secondo me ci stiamo spingendo oltre, se addirittura diciamo che l'agendina non era lì. Io non ho detto che non fosse lì, ho detto solo che non è provato, quindi è una possibilità come un'altra. Ma come non è provato? È un elemento, scusami, è un elemento indiziario, che come noto è un elemento certo che però non conduce a certezza, e cioè è un elemento certo che attraverso un fenomeno deduttivo può portare al concorso dell'accertamento della colpevolezza, sì, assistito da tutta un'altra serie di cose.
ma che l'agendina stesse lì è sicuro. Poi sono d'accordo con te che il fatto che l'agendina stia lì non vuol dire di per sé che Vanacore ci sia entrato là dentro. È chiaro che ci sono mille spiegazioni, però non è che uno deve attaccare il fatto, cioè attaccare il fatto materiale perché non ci piace o comunque non crediamo nella sostanza. Ma poi insomma guardate che l'agendina non l'ho neanche citata, perché tra l'altro effettivamente uno può credere mille cose, per esempio che Vanacore andasse regolarmente a pulire nell'appartamento e che la sua agendina fosse lì, o che ci fosse capitata successivamente, no, non mi meraviglia neanche, tenendo presente il casino che succede la sera dopo la scoperta, cioè può succedere qualunque cosa, io non l'avevo neanche citata, però è oggettivamente un fatto che se ne dobbiamo parlare è un elemento che converge verso l'idea che Vanacore lì dentro ci sia entrato quel giorno. Bene. Peraltro guardate che dico un'ultima cosa su questa faccenda dell'agendina, si è riflettuto in verità troppo poco, no? Troppo, perché per esempio, no, secondo voi Vanacore aveva l'abitudine di girare ovunque andasse con l'agendina dietro? Non lo so, però se non fosse così vorrebbe dire che lui c'è entrato due volte dentro l'appartamento. Per esempio, una grave mancanza degli inquirenti è stata quella di chiedere a Vanacore se le sue abitudini fossero quelle di portarsi dietro l'agendina continuativamente, magari di cercare di dare un'occhiata in giro, cioè capire se questa cosa fosse in qualche modo supportata dai familiari, da chi lo conosceva, per esempio anche da Valle, no? Certo. Dai, allora, insomma, il confronto è stato molto molto interessante, quindi insomma sono venuti fuori, insomma abbiamo potuto veramente raccontare scendendo nei dettagli, l'abbiamo fatto altre volte, ma insomma è stato decisamente a mio avviso utile a far capire che cos'è Via Poma. Via Poma è questo, è un insieme di elementi che presentano molte problematiche e che nel momento in cui si va a chiudere, beh insomma, certo, poi Daniele, entrare in un'aula di tribunale sostenendo cose diciamo non certe, beh insomma diventa difficile insomma arrivare a poi ottenere evidentemente un giudizio favorevole alla procura, quindi è chiaro che questa storia insomma dell'agendina, io la penso come te, cioè l'agendina insomma c'è poco da fare, è stata rinvenuta là dentro, perché non, altre spiegazioni come quella che c'è stata una confusione a me non convincono. Certo, quello che dice Luca è certamente interessante, ma che, cioè il fatto che non sia stata fotocopiata, ma probabilmente potrebbe non essere stata fotocopiata proprio per quello che tu hai sostenuto, e cioè che c'è stato un riconoscimento, no? Per cui questa non è della ragazza, no? Adesso la mettiamo qui. E poi è rimasta lì insieme a tutte le cose della ragazza. Diciamo che una parola definitiva non c'è, ecco, rispetto a tutta questa vicenda. Purtroppo Via Poma è così. Quando si cercano cose definitive, beh, insomma, purtroppo la testa ti si riempie di dubbi incredibili. Comunque sono contento, no, che Luca finalmente ha deciso di partecipare e quindi di raccontarci il suo punto di vista rispetto al delitto. Ringrazio Daniele, che è sempre stato così insomma, che è sempre così preciso a mio avviso, no, in tutte le, in tutti i ragionamenti che fa, e questo confronto è stato, credo, davvero utile, no, perché
sono state rapidamente messe a confronto cose che in questi 33 anni io veramente ho visto scritte decine e decine di volte. E Deborah, a te. Sì, io ho trovato molto interessante anche i nostri ascoltatori proprio ascoltare questa differenza nel ragionamento tra Luca e Daniele. È una differenza che dovremmo tenere sempre tutti presente. Che cosa e come e perché qualcosa è provato, qual è, che cos'è una prova e che cosa è un indizio e che cosa è un insieme di indizi concordanti, che cosa è una congettura, cosa è logicamente possibile, probabile, ma non è provato, e cosa invece è provato. È una cosa altamente educativa ascoltare questo, anche perché tutti dal di fuori, senza conoscere tutti questi documenti, spesso congetturiamo, ipotizziamo, dando degli assunti per scontati, e invece qui capiamo che non lo sono. Palla, il libro, giusto a chiusura, perché tu hai esordito dicendo vorrei prima dirvi cosa mi aspettavo, hai cominciato a dire cosa ti aspettavi, a fare delle domande, ecco, rispetto a quello che ti aspettavi, poi cosa hai trovato in questo libro, e poi saluteremo i nostri ascoltatori. Ma ho trovato, come dicevo prima, secondo me il punto da cui ripartire per discutere, per cercare poi di arrivare a quello che conta, che secondo me non è la seconda catena causale, che sicuramente è affascinante, ma probabilmente ha un interesse relativo e ha più un interesse dialogico e investigativo, ma per trovare quello che è successo prima, no? Quello che è successo nel pomeriggio tardo in quell'ufficio, e qui si sfatano delle leggende, si parte da, appunto, da come ha poi dimostrato Luca in questa puntata, Igor già lo conoscevamo, di basarsi sui fatti, di essere precisi, di non perdersi in frivolezze, ecco, quindi ho trovato proprio, secondo me, il punto di ripartenza per il futuro di Via Poma, che speriamo sia un futuro breve e soprattutto roseo, cioè nel senso che a breve si arrivi a qualcosa di concreto dopo tutti questi anni. Ecco, a Luca Dato voglio dire che se mai mi capitasse che mi accusassero di qualche cosa, mi piacciono molto le maglie molto strette, trovo giuste personalmente sulle prove che tu applichi, per cui penso che mi rivolgerei a te se qualcuno elaborasse teorie o montagne di indizi nei miei confronti. Ecco, dai, hai trovato già una potenziale cliente, Luca. Grazie. Beh, io spero di non dare motivo, non ho intenzione. Speriamo di no. Però non si sa mai, ecco. Comunque voglio ringraziare tutti i nostri ospiti, Luca Dato, abbiamo avuto Luca Pallavidino, cioè Palla di D-Pen, il podcast D-Pen Crime, che ha parlato del libro Via Poma, anatomia di un delitto, scritto da Luca Patruno, da Igor Patruno, scusami Igor, e Luca Dato. Ringrazio moltissimo Daniele Piccione. Anche i nostri ascoltatori lo ascoltano sempre molto, ma molto volentieri. Daniele Bronzi, grazie anche a te che ci hai ospitati anche questa sera, Daniele, fino a tardi, e ci vediamo, cari ascoltatori, giovedì prossimo, sempre su questi schermi alle 21:30, sempre con la notte del mistero. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, grazie buonanotte, mille. Grazie dell'invito. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte, grazie, buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Notte. Le tue labbra, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Dentro i tuoi occhi, specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin.
Berlin, oh Berlin, oh Berlin.